peggio al netto del servizio del debito pregresso. Lo sento non come un obiettivo politico, ma come un dovere morale per le future generazioni. Se saremo capaci di conseguire questo risultato, gli ordini fondamentali della nostra economia dovrebbero consentirci di uscire gradualmente dalla condizione di paese ad alto debito perennemente sotto esame e penalizzato da tassi di interesse più elevati rispetto ai nostri partner europei. È un obiettivo raggiungibile, che dobbiamo perseguire con determinazione e che, a dispetto di quanto si dice più frequente, non richiede una manovra lacrime e sangue. Non richiede una manovra lacrime e sangue. Buonasera, era il ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti della Lega, che ha parlato oggi all'Associazione Bancaria Italiana. Noi stiamo parlando della Francia, parleremo dell'Inghilterra con Marco Varvello in diretta verso le 22. Marco Varvello, corrispondente della RAI da Londra, per sapere i retroscena di questa vittoria dei laburisti, così come in Francia la imprevista vittoria del fronte popolare della sinistra. Parleremo anche di questo, ma partiamo dall'economia stasera, perché parliamo della NATO, del vertice, dell'Ucraina, di Israele, di Hamas, ma ci stiamo un po' dimenticando dei nostri guai. Abbiamo una voragine nei conti pubblici e prima o poi lacrime e sangue probabilmente saranno, anche se oggi Giorgetti ha tentato così di svicolare e di dire che non ci saranno grossi problemi per i contribuenti. Allora, intanto saluto tutti i nostri ospiti. In collegamento vedo il dottor Alberto De Franceschi, tributarista. Grazie, De Franceschi, grazie molte, bentornato. Buonasera, direttore. Avremo, vi dicevo, Marco Varvello verso le 22. Saluto qui in studio Leonardo Padrin, imprenditore. Buonasera. Buonasera. Buonasera, Padrin, grazie, bentornato. Il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Vano, sindaco. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei, grazie molte. E alla mia sinistra Gianluca Forcolin di Forza Italia, grazie. Buonasera. Forcolin, bentornato. Antonella Tocchetto del Partito Democratico a Treviso. Buonasera a tutti. Vicepresidente del Consiglio Comunale. E Fabio Bui, l'ex presidente della provincia di Padova. Buonasera a tutti. Grazie Bui, grazie davvero a tutti. Anche ieri ascolti record di Focus, abbiamo parlato e parleremo anche stasera della violenza che sta davvero caratterizzando questa fase della nostra storia qui proprio sul nostro territorio: femminicidi, aggressioni, persone che perdono la vita come Alex Marangon dopo un rito sciamanico, insomma storie tremende, ne parleremo anche stasera. Però cominciamo dall'economia, vi dicevo. Niente lacrime e sangue, sarà così, Alberto De Franceschi? Viene da ridere, cosa devo dirle? Cioè, nel senso, gli ultimi ministri dell'economia che hanno detto una roba del genere, abbiamo pianto per anni. No, e cioè, non lo so, come no, aiuto sì. cioè, è una roba devastante. Io non so adesso. Il fattore, secondo me, pittoresco, e lo definisco così, è che gliel'abbia detto all'assemblea delle banche, che sono quelle che devono ancora pagarci la tassazione sugli extracapitali, loro e quelle imprese che hanno fatto le speculazioni nel mercato energivoro qualche anno fa. Cioè, non lo so, se era per dire alle banche che non sarà una manovra lacrime e sangue, perché li mazzi un po', gli dà un po' di tasse da pagare, può darsi, ma nei confronti dei cittadini, io leggevo qua che un'ansia che è venuta fuori qualche ora fa, che sono oltre 600 milioni le famiglie in povertà che chiedono il reddito di inclusione. Cioè, non lo so, cioè, da chi, da dove è che recupera il debito? Cioè, da chi è che va a mungere la vacca? Io non lo so, se qualcuno me lo fa capire, magari c'è anche lì qualche ospite che fa il mio stesso lavoro, mi illumina di immenso, che magari, non so, dico io, Ecco, ma cosa in sostanza cosa ci dobbiamo aspettare, De Franceschi, un autunno caldo, come si diceva una volta, appunto tasse patrimoniali, che cosa allora, ci dobbiamo aspettare? Allora, aspettiamoci che abbiamo un problema da ormai tantissimo tempo che si chiama INPS, che ha un buco mostruoso. Questo buco mostruoso costantemente si alimenta di ulteriori risorse. Adesso
ci sarà anche tutto un sistema di nuova fiscalizzazione dovute alle autonomie, queste cose qua, e anche lì vorrò capire come faranno a attingere fondi per pagare le pensioni, perché anche questo è un argomento abbastanza delicato. Io presuppongo che l'autunno tornerà a parlare di sforbiciamento ad alcune concessioni che sono state date. Il paese dei bonus diventerà il paese delle tasse, non dei bonus, perché alcuni bonus abbiamo visto che hanno fatto, soprattutto parlo del 110, un effetto dirompente, e in giro la Guardia di Finanza sta giustamente adesso accertando diverse centinaia o migliaia di soggetti convinti di aver percepito il credito d'imposta, e invece per effetto della solidarietà nel passaggio della cessione del credito, non solo le aziende che hanno fatto i furbacchiotti li hanno pizzicati, ma adesso stanno facendo rivalsa sui cittadini, e questa non è una bella cosa. Dall'altra parte, quindi, ritorni dei bonus, ritorni dei crediti che sono quelle che erano stati dati alle persone, e dopo abbiamo visto una grande contrazione di quelle che sono gli ammortizzatori in alcune segmenti, ad eccezione di quelli che ho visto l'altro giorno sulle colonnine elettriche. E dopo io penso che una delle cose che si sono messi in mente è il dazio sulle batterie che è uscito dal G7 ultimamente, sull'importazione delle macchine cinesi, che mi pare che sia lì in ritardo. Quindi la situazione è abbastanza calda per dire che sicuramente sarà un autunno fatto non tanto sulla patrimoniale, perché non credo si arrivi fino all'infondo, perché altrimenti qualcosa scatenerebbe nei confronti dei cittadini anche abbastanza di pesante, ma credo che sarà un taglio costante su quelli che sono gli ammortizzatori sociali, su quelle che sono le detrazioni delle spese che puoi portare in diminuzione dalla dichiarazione di redditi, oppure di quei crediti che erano dati per alcune categorie che vengono ridotti. Grazie. Intanto vediamo le mani sul Regno, e qui andiamo in Gran Bretagna. Rianimare l'economia, l'idea dei laburisti di Starmer è l'edilizia, fino a 1,5 milioni di case in 5 anni. In genere, Padrin, gli imprenditori sono sempre, più delle volte filo governativi, perché sperano di avere ovviamente dei vantaggi dalle misure di un esecutivo. Lei, rispetto a quello che ha ventilato Giorgetti, cioè che non serve una manovra lacrime e sangue, ha detto questa mattina. Intanto Giorgetti, in un governo come il nostro, dove ogni giorno i tre leader marcano il territorio, sembra un ministro tecnico, nel senso che alla base dell'economia ci sono scelte politiche spesso difficili e raramente molto chiare. Allora, il ministro dell'economia non può fare un discorso come quello che ha fatto, secondo me, dicendo non sarà lacrime e sangue. Dovrebbe dire: io, in rappresentanza del governo, perché quella è la sua specifica responsabilità, proporrò questo, questo e questo, perché altrimenti parliamo di sensazioni, di emozioni, ma non di fatti. Anche perché è fondamentale per gli imprenditori, ma anche per i cittadini, sapere quale sarà il futuro, sapere se possono permettersi o meno di fare determinati investimenti o fare determinate spese. E l'altra cosa che mi lascia molto perplesso, direttore, sì, è che il PNR oggi, per dire che si sono spesi tutti, si stanno facendo delle cose che sono, secondo me, prive di logica. Io mi domando, ad esempio, leggevo qualche giorno fa 3 milioni, 6 milioni per una scuola, ma quella scuola che prospettive ha, visto il calo delle nascite, per cui è destinata fra 4-5 anni a essere data alle associazioni della terza età, dove giocare a carte e bere un'ombra di bianco? Dopo, le case della salute. Allora, non abbiamo infermieri, non abbiamo medici, le case della salute sono un'operazione immobiliare. In Gran Bretagna fanno le case, noi facciamo e le case civili per i cittadini, noi facciamo le case della salute,
e non abbiamo medici, e sappiamo bene che i medici, per formarsi, hanno un periodo fra università e specializzazione di almeno 10 anni, almeno. Se poi pensiamo alle professioni sanitarie, che dovrebbero essere la vera svolta del sistema sanitario veneto e nazionale, comunque abbiamo un tempo di 5 anni per la formazione di questi ormai professionisti. Allora, rispetto a queste cose, i fatti concreti che capiteranno nei prossimi 4-5 mesi, quali sono? Bella domanda. Allora, eliminate tutte le case popolari, chi vuole una casa lavora e piano piano la compra e la affitta. Non ce ne saranno mai per tutti, e i privilegiati avranno affitti simbolici e manutenzione a spese di tutti. Sindaco, sulla casa sì. Della casa si parla spesso, a proposito dell'Europa se ne è parlato, a parte qui per la questione super bonus con tutto quello che ne è seguito, ma se ne è parlato molto proprio in relazione all'Europa che vuole una riforma green che l'Italia ha invece subito respinto. Tra l'altro oggi proprio sentiremo le parole di Matteo Salvini, che ha detto: abbiamo formato il gruppo dei patrioti, che è il gruppo in cui c'è anche il primo ministro ungherese Orban, che è contrario ai filo islamici, ai filo green, tutta quell'Europa che vuole le auto elettriche subito e senza tentennamenti, diciamo. Sì, non solo Orban, ma anche Vox è entrato. Cioè, sì. Oggi patrioti sono dove c'è anche la Lega, tra l'altro il vicepresidente è anche Vernaccia, anche se non è della Lega. È vero. Quindi, è vero. Diciamo, era capolista. È diventato il no, lo rivendico io questo sempre. Io massima, nel senso, è stata un'intuizione, come ho già detto, strategica, perché ha portato voti alla Lega, però non c'entra nulla con la Lega. E oggi è diventato il terzo partito, ha superato i conservatori, che sono diventati, hanno 78 europarlamentari, mentre i patrioti ne hanno 84, quindi è diventato, diciamo, la terza forza politica in Europa. E questo consente di aprire alcuni ragionamenti, visto che i conservatori sono rappresentati dalla Meloni, quindi dal nostro Presidente del Consiglio, sì. E quindi diciamo che in questo momento, almeno leggendo la rassegna stampa, il Presidente del Consiglio è un po' più isolata rispetto a prima. Però mi riallaccio a quello che diceva Padrin, che a me ho ascoltato con molta attenzione a proposito delle scuole, che sono sostanzialmente delle cattedrali nel deserto, visto la decrescita infelice che stiamo subendo. Allora, io, per esempio, con il PNRR ne sto facendo due, cioè uno è l'asilo e l'altro è il nido. A noi sta andando bene, sono abbastanza contento, perché le finiamo quest'anno, quindi alla fine del 2024, quindi anche in tempi record, perché abbiamo firmato, io sono stato eletto il lunedì, il venerdì ho sottoscritto il contratto con i progettisti e ho spostato la cubatura a Noventana, e stiamo facendo addirittura non 4 sezioni come era progettata la scuola, ma ne stiamo facendo 5. Sono evidente che anche la collocazione che avevamo scelto subito ha funzionato. E l'altra invece è sulla casa della salute, sulle case della salute. Sulla casa della salute anche là ho fatto un diritto di superficie con la casa di riposo per farla in quell'area là. Sta andando bene, perché noi comunque porteremo la medicina di gruppo, quindi ho parlato con il direttore dell'ASL 6 dal Ben, che abbiamo chiesto di portare anche la medicina dello sport a Noventa Padovana, visto che in questo momento è in area Colli. Speriamo di riuscirci. Comunque, secondo me, sono soldi spesi bene e con il PNRR. Dopo, in altre situazioni sono d'accordo con lui, stiamo veramente facendo le cattedrali nel deserto con certi asili, con certe scuole, perché non ha nessun senso
Però là bisognerebbe vedere caso per caso. Tra l'altro noi siamo stati anche... Cioè o rientra in una programmazione e allora è giusto. Ma se non c'è programmazione, ma solo la capacità dei sindaci di essere bravi e veloci... No. Cioè bisogna fare programmazione. Noi stiamo facendo dei ragionamenti anche in maniera... Io considero lungimirante perché lo vediamo in maniera prospettica. Su 90 Padovana stiamo facendo dei ragionamenti che ci stanno premiando. Per quanto riguarda invece le case popolari, visto che si parla di case popolari, noi abbiamo scelto una politica completamente diversa. Noi non facciamo case popolari, stiamo facendo una variante consumo di suolo zero, cioè quindi stiamo rivalutando l'esistente, stiamo lavorando sulla demolizione e ricostruzione dell'esistente e sul cambio di destinazione d'uso, parlo sempre di 90 Padovana, e comunque stiamo facendo in accordo con gli imprenditori immobili di almeno 100 metri quadri senza conteggiare le logge, cioè significa che facciamo già una selezione di chi verrà ad abitare 90 Padovana, visto che ormai abbiamo già costruito troppo negli anni passati, e quindi facciamo una selezione anche per non avere una serie di problemi che voi sapete benissimo chi ha fatto l'amministratore, di avere diciamo un continuo accesso ai servizi sociali, e quindi noi abbiamo deciso di fare una scelta completamente opposta che sta pagando molto, quel molto chiaro. Torniamo ai problemi che ci sono dopo le elezioni anche tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, perché in Europa Giorgia Meloni potrebbe sostenere la von der Leyen e quindi diciamo chi rappresenta questo asse diciamo di centro-sinistra, popolari, democratici, socialisti. Sarà contento Berlato. Sarà felicissimo. Oggi ha giurato, che non voterà mai la von der Leyen. Esatto. Allora, lo voglio vedere. Ho detto, guarda che tu sei un uomo di partito, se te lo chiede Giorgia, neanche sotto tortura. Lo voglio vedere. Vedremo, vedremo proprio nei prossimi giorni, perché tutti sono nodi che ci scioglieranno nei prossimi giorni. Sentiamo però cosa ha detto Salvini proprio su questo nuovo gruppo dei patrioti in cui è entrato Salvini con la Lega. Vediamo. Importantissima oggi per l'Italia e per la Lega, perché nasce a Bruxelles il terzo gruppo all'Europarlamento, che nasce per contrastare ogni inciucio con i socialisti, i filo islamici, i filo cinesi, gli estremisti del Green Deal, delle auto elettriche ad ogni costo, per difendere il lavoro, la famiglia, il futuro dei nostri giovani e la sicurezza dei cittadini italiani ed europei. Noi abbiamo indicato Roberto Vannacci, il generale Vannacci, come vice presidente di questo gruppo. Finalmente l'occasione per cambiare questa Europa, come hanno chiesto milioni di cittadini con il loro voto. Allora, questo era Matteo Salvini. Gianluca Forcolina, è una posizione che mette in difficoltà il centrodestra, questo gruppo di patrioti che ovviamente non ha nulla di moderato rispetto invece alle posizioni della Meloni, che vorrebbe, e anche qui con grosse difficoltà e con un certo imbarazzo, schierarsi dalla parte della von der Leyen, scontentando la parte del partito, l'ala più dura in sostanza, l'ala più a destra. Sapete la mia posizione e la mia considerazione su Salvini, è abbastanza nota, e quindi credo che sia l'ennesimo tentativo di ricavarsi un po' di luce al sole, nel senso che comunque ormai mi dà più l'impressione del pugile suonato che è al centro del ring e non sa bene dove andare a sedersi, in quale angolo, dove lo stanno chiamando con la spugna. E al di là di questo ho l'impressione che insomma la Meloni, che ha anche una responsabilità da leader nazionale, oggi dobbiamo dire consolidata con il voto alle europee, cerca all'interno del Partito Popolare Europeo e quindi della stanza dei bottoni in sostanza, perché che se ne dica, chi si pone comunque fuori ha legittimamente preso posizioni che poi non hanno un potere o decisionale così importante come quello del Partito Popolare, e quindi molto probabilmente all'interno di questo ci sono assolutamente dei compromessi che portano all'Italia e al Paese quindi quella situazione tale per cui oggi il ministro Giorgetti si è sentito di dire agli imprenditori, al mondo economico, che non sarà una manovra lacrime e sangue. Quindi al di là
degli scettici, dei commenti che ho sentito, tutti apprezzabili, tutti veri, però è anche vero che il ministro deve dare anche delle rassicurazioni, lo diceva prima Padrin, per mettere nelle condizioni gli imprenditori o chi vuole investire di sapere che da qui ai prossimi mesi, non lo ha detto in modo concreto, in modo circostanziato, ma non ci saranno situazioni tali per cui le nostre imprese e le nostre famiglie dovranno pagare in modo così importante dal punto di vista della pressione tributaria e fiscale. E questo è un messaggio che ha lanciato alle associazioni di categoria, che sicuramente hanno accolto, e anche i mercati hanno accolto con favore questo tipo di dichiarazione. E in questo contesto, l'abbiamo ricordato, l'Europa, noi siamo comunque, quando ci servivano i 209 miliardi del PNRR, poi in modo corretto o meno corretto che siano stati utilizzati, però questi soldi ci sono stati prestati, ne avevamo assoluto bisogno, qualcuno li ha usati malissimo. Io sono assessore al bilancio del comune di San Donà di Piave e mi sono trovato oltre 10 milioni di euro investiti su una pseudo cantina dei talenti che non aveva né la cantina né i talenti, però 10 milioni di euro da recuperare, che con opere complementari, quindi mutui che il comune deve fare per completare comunque quell'opera, perché che se ne dica, poi sono soldi che ci arrivano, devi anche completarli, non è che puoi creare un danno erariale e mettere in difficoltà anche le casse comunali e la Corte dei Conti che ti richiama ovviamente, e l'Europa stessa a rendicontare quel tipo di investimenti. Per cui ci sono state delle scelte qua, sicuramente sono favorevole alla dichiarazione, insomma il pensiero che espresso Padrin, che sono stati messi molto spesso nelle condizioni di dover decidere e operare in fretta, e quindi non si è seguito sempre la programmazione, ma si è seguito l'opportunità di. Quell'opportunità di, se non ha una programmazione, può portare anche dei danni che poi sono irreparabili o comunque di lungo corso, perché le risorse sono tante. Però per ritornare a bomba, ripeto, credo che oggi la Meloni stia cercando di recuperare spazio al centro, perché in quel centro c'è spazio di manovra per avere quelle risorse che ci consentono poi di non avere manovre finanziarie da lacrime e sangue, e quindi mettere le condizioni, le imprese da una parte con economia, ricchezza e quindi occupazione, di avere un autunno che sia meno caldo dei soliti. Allora, è a gettare un po' di benzina sul fuoco, come se non ce ne fosse abbastanza, ci ha pensato Ilaria Salis, che ha replicato in maniera molto dura proprio alla Presidente del Consiglio. Sentiamo cosa ha detto. Sì, allora io trovo vergognoso che alle istanze, alle rivendicazioni sociali si risponda con la criminalizzazione, questo è quello che ho da dire, che si risponda con lo stato di polizia, mentre invece per intervenire sulle questioni sociali si dovrebbe considerarle in maniera seria e intervenire sulle condizioni materiali di vita delle persone, cosa che questo governo si guarda bene dal fare. Allora, Antonella Tocchetto, che Europa verrà fuori di qui? Perché adesso stiamo parlando, abbiamo parlato anche ieri dell'Assemblea Nazionale Francese, dove insomma ci sono diciamo degli spicchi variegati. I sostenitori di Hamas. Nel Parlamento francese ci sono i sostenitori di Hamas, quelli che hanno trucidato bambini e ucciso 1000 persone. Perché questa è... Cioè, è un fatto, non è un'opinione. Ma sarebbe, cioè, la sinistra, quale delle sinistre in campo? Della Mélenchon? Che è a sinistra Mélenchon. Mélenchon. Sì, ma mica lo nascondo, ma sono orgogliosi di essere sostenitori di Hamas. Allora, prima cosa voglio dire che il Partito Democratico è il primo partito, la delegazione più importante dei socialisti europei, quindi questo, come dire, ci ha premiato dal punto di vista elettorale. Poi, indubbiamente questa stagione storica è complicatissima. È complicata perché, al di là di quello che sta succedendo in Francia, poi bisogna anche vedere che governo faranno, indubbiamente l'Europa dovrà riprendere un ruolo di guida di un mondo abbastanza complicato, per cui al di là di quello che succederà nella formazione che avverrà del primo consiglio, che è il 16 luglio, mi pare. Però abbiamo un bombardamento di una scuola, di un ospedale oncologico e pediatrico stamattina o ieri a Kiev. E quindi la situazione della guerra è abbastanza complessa. Orban
che nessuno controlla degli europei, ma lui va in Cina e va, come dire, in Russia. Quindi anche questo signore che oggi, come dire, tutti discutono che nessuno gli ha dato mandato, però in questo momento qua riveste una carica europea importante, ma l'Europa, che è vero che è in una fase embrionale nel quale bisogna fare il governo e i tempi sono, come dire, stretti, ma in questo momento qua ancora siamo in una fase post-elettorale. Però certo che Orban, che va a fare, come dire, viaggi poco, poco seri dal punto di vista del mantenimento della democrazia, penso che qualcuno lo dovrebbe redarguire. Aggiungiamo al fatto che probabilmente sabato e domenica sapremo come andrà a finire in America. Però se da un lato Biden dice io rimango al mio posto e faccio la campagna elettorale, ci sono i finanziatori, il primo mi pare sia Disney, che hanno detto se c'è Biden noi non finanziamo la campagna elettorale. Quindi devono decidere questo weekend alcuni senatori di uscire dicendo ti devi ritirare. Capite che il quadro è abbastanza complesso, è un quadro che un po' fa paura, eh? Fa paura sulla, come dire, equilibri internazionali. Poi anche la questione palestinese e quindi di Israele, lì è impossibile che non si trovi una soluzione e una risoluzione di pace. Ormai sono passati veramente quasi un anno e la guerra c'è e continua tutti i giorni. Ormai penso che Gaza non esista praticamente più. Quindi in una situazione europea, medio orientale, complicatissima, con un'America che in questo momento qua è, come dire, in balia delle difficoltà, perfino negli editoriali del New York Times, insomma dei giornali internazionali, perfino gli editorialisti non sanno cosa scrivere, sono terribili. Vorrei vederla lei, direttore, che è stato anche direttore di un giornale, ma che cosa dovete scrivere sull'America? Cioè in questo momento qua una delle più grandi nazioni al punto di potenza internazionali sono nelle mani di una di due persone che possono mettere in grave pericolo l'equilibrio internazionale. Pertanto, per tornare all'Europa, io mi auguro che il 16, alla prima grande riunione parlamentare, ci sia una soluzione governativa. Ripeto, il Partito Democratico è la delegazione, tra l'altro quella italiana, più importante, per cui faremo la nostra parte, ma al più presto ci deve essere una guida solidissima, perché i problemi che stiamo affrontando non fra sei mesi, non in ottobre, ma il 20 luglio sono talmente importanti e pesanti che ci vuole una serietà. E ripeto, guardate che quello che è successo a Kiev ieri è gravissimo. Non si bombardano gli ospedali pediatrici e oncologici e comunque gli ospedali, non si deve fare. Anche oggi al vertice NATO a Washington si è parlato di un crimine, di crimini di guerra. Certo, no? Sono crimini di guerra dei nosocomi, questi. Allora, soprattutto. Va bene tutto, direttore, ma scusi. Sì. Allora, questa comunità europea, questa Unione Europea guidata da von der Leyen, che ha fatto 13 sanzioni, 13 livelli di sanzioni contro la Russia che sono diventate nulle, che non sono servite a nulla. Ci sarà una responsabilità, io non dico la pace, che magari era difficile, ma visto che l'Europa ha scelto la guerra, io dico le sanzioni alla Russia, chi le ha preparate, visto che sono diventate inefficaci, ci sarà una responsabilità politica della von der Leyen che ha fatto delle sanzioni che sono diventate acqua fresca? Non gli abbiamo mandato anche le armi? No, ma le armi capisco, ma le sanzioni che dovevano essere... Ma adesso ci sarà una guida più eterogenea, quindi probabilmente si troverà, speriamo, una soluzione. Ma il conto è a von der Leyen, glielo mandiamo per l'inefficacia dell'azione contro la Russia o no? Beh, ma non può essere solo colpa sua. Beh, insomma, lo diciamo, la filiera guidata da lei, beh, perché certo, altrimenti uno dice l'usciere non sono mica io che rispondo dell'usciere. Certo, è il capo che risponde di quelli sotto di lui. Allora, Fabio. Presidente Bui, prego. Nel contesto internazionale, anzi mondiale, che è così preoccupante, non c'è più una leadership che riesca a dare garanzie e prospettive, è chiaro che
oggi stiamo ripensando o ripartendo che è un'Europa che nasce sulle ceneri dell'altra senza sapere quale sia la prospettiva prossima. E oggi, peraltro, noi ci presentiamo in Europa come governo con tre idee completamente diverse di Europa, quindi anche con una debolezza di fondo. E la Meloni oggi, con la sua moderazione, dove si sta presentando, perché non potrebbe essere diversamente, altrimenti viene esclusa anche da quei residui di processi decisionali che rimangono all'Italia, non potrebbe far altro, quindi sarebbe bene che stia su una funzione moderata, visto che Salvini si è posizionato nella parte assolutamente estrema. Su questo l'Europa oggi va ricostruita, non so se sia la von der Leyen o un altro leader che è la persona giusta, però oggi questa Europa probabilmente ripercorrà gli stessi scenari in un quadro complicatissimo come quello internazionale che ci ha lasciato la volta scorsa. Non cambierà assolutamente nulla. E c'è da sperare su una cosa, che la spinta di destra metta paura. E sai, nella paura qualcuno si nella paura, guarda, in Francia ha funzionato. Sì, e quando c'è la paura qualcuno comincia anche a tentare di fare le cose un po' con il fiato al collo, si riescono. Sai quando i sindaci fanno lista unica? Quando i sindaci fanno lista unica che non hanno l'opposizione, è sempre un problema poi. Ecco, Presidente, notavo un osservatore l'altro giorno, non mi ricordo se fosse, non ricordo chi fosse, ma credo sul Corriere, diceva: però la differenza tra Francia e Italia su questo è che l'Italia non ha paura della destra, mentre in Francia si sono spaventati. Perché la Meloni ha posizionato la destra su una moderazione. Cioè, è inutile pararci, non ci sono né i fascisti né i comunisti in Italia. Infatti, è finita quella stagione là. Occorre, va bene, Vannacci gli ha lasciato la Lega. Infatti Vannacci. Ma oggi l'Italia è un partito dove la moderazione ha la maggioranza. E purtroppo questa maggioranza si è collocata maniera. Nell'astensionismo gran parte di quei, perché non ha fiducia e perché si volevano ripercorrere gli antagonismi. Gli antagonismi in Italia non funzionano. Non posso dire, la gente ha paura degli antagonismi e non va a votare. Finirai democristiano anche tu. Io sono un estimatore del metodo democristiano. No, però io dico una cosa. Certo. Se neanche adesso, di fronte a un voto, dove in Europa si è visto, c'è stata l'avanzata delle destre, dopodiché dico, se non viene percepito dall'Europa che questo tipo di Europa non piace ai cittadini, perché si sono buttati tutti quanti là, cioè veramente io capisco chi non va più a votare, perché certo, la gente ne ha le scatole piene, ha problemi, eccetera. Invece siamo qua dove abbiamo dei politici, ma mi ci metto tutti, cioè mi ci metto anch'io per certi versi, dove sono incapaci di dare delle risposte, dove sono qua che fanno i teatrini, dove l'Europa ci impone le auto elettriche, il Green Deal, le case verdi, eccetera. Vince la destra e alla fine governo. I socialisti popolari non è cambiato niente. Dopo non ci lamentiamo che la gente non va a votare. Ma hanno ragione. Vince la destra in Italia nel contesto europeo. Ma è stato dato un messaggio chiarissimo e non gliene frega niente a nessuno. Perché giustamente tu dicevi, popolari e socialisti sono messi d'accordo, non cambierà niente. È un disastro. Ma guarda che te lo dico da politico, perché io sono... No, non cambierà niente, io ho fatto un ragionamento. No, ma aspetta. Nel contesto mondiale, se non cambia niente, l'Europa... Io il ragionamento che faccio è squisitamente politico. Dico, allora ci sono
i conservatori, gli ID, i patrioti, ci sono i repubblicani. Esatto, ci sono i popolari, diciamo il Partito Popolare, che una parte non è proprio così contenta di andare con i socialisti, ma prendetene atto, no? Cioè, una volta fate governare questi, vediamo come va a finire. Allora, saluto e ringrazio moltissimo un collega, un grande amico che è Marco Varvello, corrispondente della RAI da Londra. Marco, buonasera. Buonasera a tutti, eccomi. Grazie molte per essere qui con noi. In genere ti vediamo commentare le vicende della Royal Family recentemente delle elezioni in Inghilterra vinte dai laburisti, quindi ti ringrazio molto per essere qui e parleremo anche dei tuoi libri che hanno riguardato la Brexit, che riguardano l'ultimo libro Passo Falso. Però volevo subito chiederti quali sono le conseguenze in particolare per l'economia di un'Inghilterra un po' disastrata dopo la Brexit con questa vittoria dei laburisti. Abbiamo visto che oggi il nuovo primo ministro parla di un governo che punterà sull'edilizia. Questo è uno dei punti chiave, perché negli ultimi anni ci sono state molte barriere proprio agli sviluppi di insediamenti in molte zone, e quindi si tratta di facilitare, e detto da un governo di sinistra la dice lunga su come siano andate le cose negli ultimi anni. Però sentivo che parlavate di democrazia e di deficit di democrazia, quindi se posso esordire con un commento all'elezione britannica, che contrariamente a quella francese sicuramente non è stata una sorpresa, perché era da non settimane ma da mesi che i sondaggi davano per scontato. Ecco, e poi abbiamo tutti raccontato questa enorme vittoria valanga dei laburisti, assolutamente scontata visto i sondaggi, eccetera, eccetera. Però a proposito di democrazia, bisogna ricordare il sistema elettorale britannico, che è un uninominale secco, first past the post, è un po' come mutuato dalle corse dei cavalli. Il primo cavallo che passa il traguardo vince nel proprio collegio, e il risultato è un po' paradossale, non è sicuramente la prima volta che si vede, perché i laburisti hanno 412 deputati su 650, sostanzialmente si sono presi 2/3 del Parlamento con il 34% dei voti di chi è andato a votare. Se poi si guarda l'affluenza Leona, che era il 60%, sostanzialmente il 20%, o meglio, 2 britannici aventi diritto al voto su 10 ha votato laburista. Questo per dire che ci sono degli effetti, immagino che li abbiate commentati nelle elezioni francesi, che sono molto legati al sistema elettorale. Un altro dei dati singolari di questo voto è il Reform, il partito di Nigel Farage. È la prima volta che al Parlamento di Westminster entra una formazione, un gruppetto, sono 5 deputati, ma alla destra dei conservatori. Questo è un ultradestra nazionalista, Farage è stato uno dei paladini della Brexit. Ebbene, hanno incassato 5 deputati, avendo però il 14% dei voti, mentre 5 deputati li ha portati a casa, ad esempio, il partito unionista nordirlandese con lo 0,6% dei voti. Quindi in termini di discorso, di schieramento politico, sì, sicuramente ha vinto il partito laburista, ma bisogna tenere conto anche di questo. Sugli effetti adesso vedremo, perché poi questo laburismo di Keir Starmer, l'attuale leader, è un laburismo molto diverso, un laburismo molto centrista, molto moderato. Intanto vediamo sfilare i nuovi ministri che arrivavano a Downing Street per ricevere l'incarico, e quindi su temi molto scottanti come l'immigrazione o la Brexit Starmer
è stato assolutamente prudente e abbottonato durante la campagna elettorale per non inimicarsi fette di elettorato, perché tanti sondaggi gli davano ragione. Quindi sono stati sostanzialmente fermi aspettando il disastro dei conservatori. Adesso è il momento della verità e vedremo che cosa, qualcosina vi posso già raccontare, ma vedremo che cosa sceglierà e quali saranno le scelte che riguarderanno anche gli europei, perché il discorso Brexit riguarda anche noi e soprattutto le giovani generazioni nostre di europei ed italiani. Ecco Marco, il tuo libro Passo Falso parla di come cambierà, come sta cambiando la Gran Bretagna dopo la Brexit. Molti si sono stupiti del collasso dei conservatori in un paese in cui le spinte contro l'immigrazione sono sempre molto, molto forti e in cui titolavano alcuni giornali ieri il governo di sinistra, tasse e più immigrati, no? Cos'è che ha portato in questo quadro alla catastrofe dei Tories? Allora, la catastrofe, ripeto, bisogna interpretarla anche in chiave di sistema elettorale, perché poi si va a vedere i Tories anche in questa fase sicuramente di grande crisi del partito, dilaniato da lotte interne, da faide che abbiamo visto in questi ultimi anni, comunque ha preso il 23%, parlavo del 34% dei laburisti, ma con questo 23% i conservatori sono stati falcidiati. Adesso stavo ripassando le cifre: 121 deputati ne hanno persi due terzi, erano 372, quindi veramente un disastro legato molto al sistema elettorale. Era una sconfitta assolutamente annunciata, perché in questi anni innanzitutto c'è un problema di ciclo politico, perché i conservatori erano al governo dal 2010, primo governo Cameron, quindi già 14 anni sono un periodo fisiologicamente quasi chiuso per i ritmi della politica britannica. In più, in questi 14 anni hanno infilato una serie di politiche che hanno pesato proprio anche sul tenore di vita, sulla qualità della vita dei cittadini. Non dico soltanto la Brexit, che sta dando adesso i propri effetti pesanti sull'economia britannica e anche sul rapporto di interscambio non soltanto commerciale, ma direi anche di persone con il resto d'Europa, ma anche i tagli alla spesa che il primo governo Cameron cominciò, la spesa pubblica, cui la sanità e l'istruzione adesso sono veramente conciate male proprio per una serie di politiche restrittive che volevano riportare il bilancio pubblico e il debito pubblico a livelli fisiologici. A noi farebbero ridere i livelli fisiologici britannici paragonati a quelli italiani, ma questo è quanto. Poi l'immigrazione, mi hai accennato al tema dolente dell'immigrazione. Paradossalmente, dopo Brexit ci sono più immigrati ogni anno, sia regolari sia clandestini, sia quelli che arrivano con il permesso di lavoro e il permesso di soggiorno. Addirittura fino all'anno scorso, in un anno, si erano toccati 700.000 nuovi residenti regolari in un anno, cioè tra il netto tra gli arrivi e chi se ne andava. E poi ci sono i clandestini, che io mi ricordo anni passati, se erano qualche centinaio all'anno che attraversavano la Manica in maniera pericolosa e rischiosa e arrivavano dall'altra parte, erano tanti. Adesso abbiamo anche avuto anni con 50.000 arrivi clandestini. Perché questo? Perché da una parte i regolari sono tutti extra, mentre prima arrivavano gli europei a lavorare, gli europei arrivano sempre di meno, perché ci sono le nuove norme che richiedono il permesso di lavoro legato a un contratto di lavoro con un certo minimo salariale, che è molto alto, l'hanno alzato di recente l'ultimo governo conservatore, e quindi gli europei vengono molto di meno, ma il sistema economico britannico comunque richiede manodopera, arrivano molto di più gli extra europei che si portano famiglie più numerose, eccetera eccetera. Ecco, quindi Marco, è un punto importantissimo, me ne accennavi oggi, era
quello che sarà il destino di tanti, che è già il destino di tanti ragazzi italiani, di tante persone che lavorano in Inghilterra dopo la Brexit, con delle rette nelle università che sono altissime, quindi è finita, diciamo, la fase degli europei che arrivavano in massa a Londra per studiare, perché adesso costa un occhio della testa. Si paga quanto hanno pagato, avevano sempre pagato fino ad ora i ragazzi dei paesi asiatici, no? Chi arrivava dalla Cina comunque sapeva che avrebbe pagato non 3.000 euro, ma 9.000, 10.000 o quanti erano. È molto di più, perché sostanzialmente la Brexit ha portato alla fine della libera circolazione delle persone. Questo dal punto di vista, se parliamo di studi e di università, ha fatto finire l'equiparazione degli studenti europei con quelli inglesi. Sostanzialmente prima, per le norme di non discriminazione europee, gli europei, quindi anche i nostri italiani, se andavano a Oxford e Cambridge, pagavano la retta degli inglesi, che tra l'altro è una retta per i corsi normali, poi master così chiaramente costano di più, ma è di 9.750 sterline, che sono 11.000 euro. Con la Brexit, la fine della libera circolazione, gli europei sono stati equiparati agli overseas, gli studenti internazionali, e le rette sono almeno del doppio, spesso del triplo, e quindi 60% in meno di studenti europei, perché se lo possono permettere in sempre di meno e famiglie molto abbienti. Stessa cosa è avvenuta per il mercato del lavoro, perché mentre prima si arrivava e si trovava lavoro, non c'era bisogno di chiedere permessi di nessun genere, adesso invece bisogna chiedere il permesso di lavoro prima di arrivare, avendo già uno sponsor locale, quindi sostanzialmente un contratto che ti aspetta, con un minimo salariale che è di oltre 30.000 sterline, che prima il minimo salariale di prima le hanno progressivamente aumentate. Prima facevano fatica, diciamo, i camerieri ad arrivare, adesso fanno fatica anche, anche altre professioni. E attenzione, dicendo questo, non dico che i nostri ragazzi devono tutti espatriare. Ogni tanto qualcuno mi dice: ah, ma tu fai propaganda perché vadano all'estero. No, il problema è le opportunità, e quindi per 50 anni, fin tanto che il Regno Unito è stato all'interno dell'Unione Europea, c'era la possibilità di avere una opzione in più per chi, per scelte personali, per titolo di studio o per altro, voleva fare un'esperienza all'estero. Poi è chiaro che si spera sempre che l'Italia dia le stesse opportunità ai nostri giovani. E adesso queste opportunità oltre Manica sono molto molto ridotte e limitate o a famiglie abbienti per l'università o a specifiche professioni che possono permettersi da subito dei redditi e degli stipendi alti. Marco, volevo chiudere questo collegamento mostrando delle immagini che hanno impressionato molto qui, hanno fatto impressione, perché è un carcere galleggiante che ha voluto il precedente governo, la nuova soluzione del governo britannico, e cioè gli immigrati che arrivano clandestinamente attraversando la Manica vengono così inseriti in questa specie di grossa chiatta, una specie di albergo galleggiante, certo, tenuti lì, e poi, per quanto ne sappiamo, ancora oggi inviati in Ruanda, o è cambiato qualcosa? No, è stata anche lì, è stata un'operazione molto di propaganda, perché in realtà non è successo assolutamente nulla. Cioè, su quella chiatta credo che abbiano avuto problemi sanitari all'inizio, e quindi non mi ricordo se poi è stata mai utilizzata. E però, diciamo che ovviamente è una soluzione temporanea. Per chi? Per i clandestini che, arrivando sul suolo britannico, sulla costa del Kent, il Sussex, quello che era sulla Manica, avevano poi diritto di presentare la domanda di asilo, dichiarandosi perseguitati nei propri paesi, tutto quanto in base alle convenzioni internazionali. L'idea, che poi è la stessa del governo italiano sull'Albania, ma molto diversa, ve lo dico al volo tra un attimo, l'idea era
durante il periodo di esame della domanda di asilo, questi li mettiamo in, non negli alberghi, perché poi c'è anche un tema di accoglienza, per cui moltissime migliaia stanno in alberghi attualmente, e quindi la chiatta poteva essere una soluzione transitoria. In Ruanda era molto più drastica come prospettiva, perché dovevano partire questi voli per portare i clandestini in attesa dell'esame della domanda di asilo in questo paese africano, già pagati 200, mi pare, 40 milioni di sterline al governo ruandese, che era ben contento di prendersi innanzitutto i soldi, poi si vedrà. Hanno costruito queste casette d'accoglienza, non è mai partito nessuno, perché le convenzioni internazionali, quella per i diritti umani, soprattutto europea, impediscono di delocalizzare sostanzialmente il problema degli immigrati. Tenendo conto, dicevo, qual è la differenza Ruanda rispetto al progetto Albania, che nella versione britannica, se anche questi immigrati clandestini avessero visto riconosciuto dal giudice britannico che esaminava la loro domanda d'asilo, avessero riconosciuto il diritto di asilo, l'avrebbero goduto in Ruanda, non li avrebbero più comunque portati nel Regno Unito. Ora, se queste migliaia di clandestini fanno tutto questo viaggio, di solito sono dall'Afghanistan o dalla Siria, eccetera, eccetera, e per arrivare fino al Regno Unito, al 90% perché hanno parenti e famiglia qui. Veramente è anche una cosa disumana. E la differenza col progetto Albania è proprio quella, cioè un conto è di localizzarle durante l'esame dell'asilo, un conto è dire, come hanno continuato a dire qui, guardate che se arrivate clandestinamente qua non ci resterete mai in nessun caso. Bene, Marco, grazie molte davvero per essere stato con noi. Ricordo un piacere. I tuoi libri, Brexit Blues e poi l'ultimo passo falso, come cambia la Gran Bretagna dopo la Brexit. Grazie molte, Marco, buon lavoro. A voi, buona serata, buon dibattito. Grazie. Marco Varvello, corrispondente della RAI da Londra. Allora, sono le 22:10, stiamo ovviamente parlando, restiamo sul fronte della politica e vediamo di capire cosa succederà qui, perché l'ha detto ieri sera Settimo Gottardo, che il voto in Francia, il voto in Inghilterra non è irrilevante poi per diciamo il quadro nazionale e locale della politica italiana, no? In Italia, in Veneto ci saranno ovviamente degli effetti, e vorrei sapere quali potrebbero essere da De Franceschi, cioè tipo di conseguenze ci saranno qui, non so, alle prossime regionali, le prossime politiche, cosa cambia De Franceschi? Intanto mi permetto di aggiungere solo una cosina a quello che ha detto il corrispondente da Londra, perché io penso che uno anche degli effetti di quello che è stato l'esito elettorale è stato il BRICS, cioè essendo che l'Inghilterra è fuori da un certo contesto di moneta unica, e quindi adesso dovendosi anche confrontare con BRICS e altre monete che possono mettersi in gioco, hanno effettivamente dei problemi grossi, questo a livello internazionale. Cosa succede per il Veneto? Succede per il Veneto che nel momento in cui si contraggono le esportazioni, il Veneto comincia ad avere dei grandi problemi anche in fase di quello che è il prodotto interno lordo, cioè nel senso di quello che è la redditività interna. Ma ripeto, io da quello che mi pare di capire, questo sistema un po' confuso di un'Europa che secondo me è molto alla ricerca di trovare una sedia. Io mentre Bano sorride parlando di Vannacci, io veramente mi faccio delle domande, perché è di una bassissima serietà aver messo una persona tipo a modi di pubblicità per arraffare qualche voto, che sinceramente
E bisogna andare con i contenuti in Europa, non andare con le magliette con scritto viva Vannacci, cioè, capito? Perché Vannacci è una persona che sui luoghi comuni ha trovato un consenso, ma i luoghi comuni non danno delle soluzioni ai problemi che c'è la gente. Ripeto il discorso di prima, perché forse i politici che è in studio non hanno capito che stiamo parlando che ci sono 600.000 nuclei familiari in povertà. Ora, 600.000 nuclei familiari in povertà è una notizia che ha dato l'ANSA in queste ore. A me crea qualche tipo di problema, perché povertà vuol dire che sicuramente questi non fanno reddito, oppure sono agli ammortizzatori sociali come hanno scritto. Sicuramente abbiamo delle persone che avranno bisogno di attingere ad ammortizzatori sociali per sopravvivere, non per fare case, non per fare tutte quelle cose che abbiamo sentito. 600.000 nuclei familiari che avranno davanti a sé un anno dove ci saranno delle utenze che sono dopate, e utenze parlo nello specifico riscaldamento, energia elettrica, e che dovranno in qualche maniera far fronte, e su questi aspetti non lo so se noi con quello che è il nostro, diciamo, introito che abbiamo, perché siamo un regime di semi-autonomia, potremmo dare delle risposte, perché comunque questa cosa qui incide abbastanza pesantemente, perché di questi 600.000 che sta parlando l'ANSA non sono tutte al sud, come può pensare qualcuno che va a costruire il ponte o che pensa di fare il ponte sempre perché legge Vannacci, Docet, ma sono molti, sono proprio qui nella nostra regione, che hanno perso il lavoro, oppure sono qui perché sono venuti per cercare un lavoro e poi sono rimasti qui per un sistema di servizi che hanno trovato e che magari hanno i figli e quant'altro. Questi sono temi sui quali io non sento risposte, anzi sento soltanto che battutine, sorrisini, ma noi abbiamo fatto, ma noi siamo bravi, ma noi cosa? Cioè, signori, 600.000 persone in povertà, ma fatevi un'analisi di coscienza, cioè, vuol dire che non c'è che il prodotto interno lordo generale è scarso, non c'è produttività, non c'è margine. Se un'azienda in questo momento apre la partita IVA, lo fa per tre motivi. Il primo, perché è un dipendente mascherato, e qua voglio che qualcuno mi smentisca. Il secondo, perché è in cerca di bandi e fondi, ma non per fare qualcosa, perché così gli danno dei soldi e vi pensa con queste maniere di diventare ricco, e invece non lo è. E il terzo e ultimo, purtroppo, aspetto è che nel sistema di doversi a dare un contratto di, in qualche maniera, di redditività, ha bisogno di una partita IVA per certificare al padrone di casa che fa un lavoro, perché queste sono le cose che io vedo qua nel mio borghetto, hai capito? Cioè, su queste cose qua come rispondiamo? Allora rispondiamo, sentiamo Gianluca Forcolino, certo, anche su questo dato di 600.000 persone che sono in grave difficoltà. Alberto, nuclei familiari. Alberto è un amico, lo conosco, ma non ha dato la ricetta, ha citato il problema, non ha dato la ricetta, no? Però al di là di questo, insomma, che la ricetta credo che sia un po' impegnativa, e lo sanno bene gli amici sindaci, amministratori eccetera, che fanno da front office a questo tipo di problematiche, quindi è più facile vedere l'ufficio con la fila dei servizi sociali piuttosto che quello dell'ufficio tecnico per presentare pratiche al SUAP o permessi a costruire, no? E quindi questo è un problema nazionale, e quindi che tocca e riversa, speriamo che, insomma, il ministro, prima abbiamo visto Giorgetti, su questi temi magari qualche risorsa in più all'ente locale, che deve dare risposte proprio alle tematiche che Alberto citava, siano già nella legge di stabilità, nella legge di bilancio del prossimo autunno. È anche vero, però, insomma, non essere catastrofico, che le partite IVA che oggi si creano sono date da opportunità che vengono date dal sistema fiscale, quindi è chiaro che qualcuno fa la partita IVA magari nel regime forfettario perché è quello più semplice, è quello che ti mette velocemente nel sistema lavorativo e che quindi ti consente anche, consente al datore di lavoro di avere una flessibilità con i propri collaboratori. Però io non darei la colpa ovviamente al datore di lavoro.
No, no, il datore di lavoro. Hai detto datore di lavoro. No, la partita IVA, sei un autonomo, sei un lavoratore autonomo. Sì, autonomo. No, ma perché confermi che sono dipendenti mascherati. Sì, ma allora, dobbiamo fare un ragionamento un po' più ampio però. Se io sono un imprenditore e ho bisogno di manodopera, ho bisogno di servizi, ho bisogno comunque di reddito autonomo, di impresa, e ho la possibilità di avere qualche partita IVA di qualche regime forfettario, chiaro che mi dà una flessibilità tale per cui evito di avere un lavoratore subordinato, quindi con tutte le spese che implica un lavoratore subordinato, quando magari le mie commesse e il mio lavoro non è così costante e impegnato per una durata magari ultra annuale. Quindi diventa più semplice avere la collaborazione per quel tipo di commessa e poi liquidare ovviamente la prestazione di servizi che viene erogata e trovare ovviamente altre situazioni. Quindi è il sistema economico e lavorativo che impone questo. E poi se ci sono state, e il fisco ha dato questa opportunità anche per i neo lavoratori, penso soltanto ai giovani che arrivano in un sistema di lavoro non soltanto di servizi edilizio piuttosto che manifatturiero, ma anche della professione, arrivi, sei neo diplomato, neo laureato, entri in uno studio, una volta andavi, chiedevi permesso, posso imparare a gratis, perché era già un onore, un privilegio poter imparare un mestiere e io ne so qualcosa. Dall'altra parte invece oggi puoi entrare con la tua partita IVA, metterti in gioco, fare l'avvocato, l'ingegnere, l'architetto, guadagnare quello che è giusto guadagnare e pagare con un regime forfettario che paga il 5% o il 15% di IRPEF, quindi bazzecole, metterti in un mondo della professione che fra 4-5 anni, quando sarai strutturato, maturo, puoi portare ovviamente quel know-how che hai creato, che hai imparato, e allora eserciterai tu la professione e avrai a tua volta magari dei collaboratori sotto di te. Quindi non la vedo come una cosa negativa questa possibilità e questa flessibilità che viene data sia al lavoratore autonomo che al titolare, all'imprenditore, che in questi periodi di vacche magre e di titubanza dal punto di vista del costo del lavoro, che è sicuro e oneroso al 100%, diventa un elemento utile per le nostre economie. E in Veneto mi pare sia fortemente utilizzato questo strumento. Allora, sentiamo la voce degli imprenditori che è padrino su questo. Voglio dire, c'è un'azienda nel Padovano che ha 500 dipendenti, ha messo delle inserzioni a pagamento nei giornali perché secondo i piani di sviluppo nei prossimi 15-18 mesi ha bisogno di altre 300 persone. Ho incontrato casualmente il titolare, il presidente di questa azienda che è anche azionista, ha detto che nonostante le inserzioni a pagamento sui giornali, oggi lui ne ha trovati 200 e gliene mancano ancora 100. Questa è la realtà che oggi esiste, perché noi pensiamo, proprio magari nella parte più costiera, a tutti i servizi legati al turismo, che sono sicuramente importanti, ma anche qui persone qualificate che necessitano di una formazione per dare ai clienti spendivoli, parliamoci chiaro. Tu non puoi chiedere una cifra importante per un pranzo se oltre al cibo, che partiamo dal presupposto che in Italia è buono quasi dappertutto, non è il cliente, non è servito a livelli, a certi livelli che non dico internazionali, ma almeno molto qualificati. Oggi il primo problema è questo, ma ripeto, non solo per la fascia costiera del turismo, ma proprio per il manifatturiero, per quelle fabbriche che danno un valore aggiunto al sistema, che creano PIL. Qui non si trovano persone qualificate per ruoli che una volta erano di operaio specializzato, che oggi invece li chiamano tecnici, ma sono in realtà veramente dei tecnici che hanno poco a che vedere con un lavoro di fatica. Perché queste persone non ci sono. Lo diceva l'altra sera Luigi Susin, che è responsabile del settore imprese per Fratelli d'Italia, dice che le imprese si rubano i ragazzi disponibili, cioè vanno a caccia di questi ragazzi, soprattutto. Possiamo anche fare il nome di questa azienda, sì, è la De Angeli, sì, certo. Che fa tra l'altro
dei cavi che oggi servono per l'alta velocità, cioè voglio dire, l'azienda non è che produce... Certo, certo. Ecco, volevo aggiungere a proposito di occupazione che c'è stato un fatto molto grave a Ponza, cioè un cameriere romano assunto da un ristorante ha violentato una sedicenne, no? Fatto gravissimo. Il sindaco di Ponza invita i ristoratori a selezionare meglio il personale, ma il personale non c'è. Cioè i ristoratori prendono quello che arriva perché sono disperati, non trovano camerieri, non trovano cuochi, non trovano chef, non trovano nessuno, non trovano lavapiatti, per cui alla fine prendi anche quello che capita e purtroppo può capitarti anche il delinquente. I residui di altri settori, chiamiamoli, è brutto chiamare delle persone residui, ma quelli che in un altro mestiere non sono riusciti a dare continuità al lavoro, si ritrovano che vanno dove c'è più bisogno e avendo un bisogno disperato, adesso non vorrei fare il nome anche di un ristorante padovano, che, non c'è problema. No, che apre solo alcuni giorni a pranzo e alcuni perché, giorni di sera vicino a casa tua, perché non ha personale? È così. Ogni riferimento è puramente casuale. Allora, adesso torniamo da Antonella Tocchetto, dal presidente Fabio Bui, vediamo un libro di Stefano Fassina contro l'autonomia. È partita una campagna violentissima contro l'autonomia differenziata. C'è tutto il centro-sinistra schierato per un referendum abrogativo della nuova legge che è stata promulgata qualche giorno fa dal presidente Mattarella. Vediamo, è stato presentato a Roma la prefazione di Pierluigi Bersani. Vediamo. Perché si indebolisce l'Italia e oggi siamo tornati in una fase dove lo Stato nazionale è l'attore sulle politiche economiche decisivo. E se Zaia va a Pechino a trattare sul commercio estero con Xi Jinping, non credo abbia una grande possibilità di riuscita. Nel frattempo però Zaia ha chiesto l'autonomia delle materie che non hanno i LEP. È una proliferazione di richieste che tradiscono quello che era lo spirito originario della dominanza differenziata, differenziare su quei temi che sono specifici e hanno una ragione specifica territoriale per essere differenziato, mentre qua c'è una corsa sostanzialmente per appropriarsi di risorse fiscali, perché questo è il punto, a scapito inevitabilmente di tutti i servizi che riguardano le altre regioni o a scapito del deficit. Non c'è solo la finanza pubblica, non ci sono solo le tasse, perché quando poi un'impresa magari avrà tasse ridotte, no, che sono ragioni ovviamente reali, abbiano potuto spingere Giorgia Meloni e i Fratelli d'Italia, che pure hanno abbracciato l'ideologia del patriottismo, ad accettare uno spacca Italia così scomposto, così squilibrato. E vedete, poi quando il patriottismo finisce ridotto a vuota retorica, poi accade che arriva qualcuno, ti batte sul tuo stesso terreno, come sta accadendo in queste ore, con Salvini, Orban e tutti i camerati d'Europa che si sono riuniti, si sono autodefiniti patrioti, hanno formato un nuovo gruppo ancora più corposo di quello dei conservatori di Giorgia. Allora, questo era Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. Fabio Bui, raggiungere il quorum è molto difficile perché servono 13 milioni di voti oltre a quelli che abbiamo già visto durante queste ultime elezioni, per cui è un'impresa quasi, dice il centrodestra, disperata. Però c'è un'azione fortissima a sud per convincere i governatori e alcuni hanno già aderito alla campagna per la raccolta delle firme, primo tra tutti Vincenzo De Luca della Campania. Lo dicevamo anche l'altra sera, cioè, secondo lei è possibile che il Meridione possa coalizzarsi per bloccare questa che viene chiamata la riforma Spacca Italia? È una corrida ad uso interno
del centro-sinistra oggi. Così la prossima volta il nord perderà ancora di più il centro-sinistra se fanno, questa ipotesi. Oggi il percorso dell'autonomia è appena partito con la legge che ha, fatto togliere il contatore, a voi con la legge Calderoni. Siamo arrivati a 2432. Non siamo arrivati all'autonomia, siamo arrivati al primo processo di autonomia. Ci saranno probabilmente anni e dibattiti anche interni alla stessa maggioranza e agli stessi partiti che non hanno una visione univoca. Oggi il centrosinistra dovrebbe collocarsi nella posizione di dire che tipo di autonomia è possibile per, per le nostre regioni. Non dire sono contro all'autonomia e intervenire in sede parlamentare per cambiare quelle storture che questa legge dell'autonomia provoca. Oggi non c'è questa. Oggi dire siamo contro l'autonomia non ha nessun senso. No, siamo per un'autonomia che va probabilmente migliorata in alcuni sistemi. Prima abbiamo mentre il giornalista Vervello, il corrispondente, parlava, è uscita un commento sul sottopancia di una dichiarazione importante che oggi ha fatto il premier inglese, dicendo più che si impegnerà molto di più per dare poteri agli enti locali. Oggi è questo che noi ci aspettiamo da un governo: più autonomia agli enti locali e più possibilità per gli enti locali di intervenire concretamente sui bisogni dei cittadini. Se non facciamo questo, agli enti locali negli ultimi anni abbiamo solo dato i pesi delle finanziarie. E quando Giorgetti dice non sarà una finanziaria di lacrime e sangue, non vorrei che lacrime e sangue poi non le applica il governo, ma le devono applicare i sindaci, e perché storicamente è avvenuto questo. E allora, se vogliamo dire autonomia, una delle cose che poi va anche a incidere nei conti è quello: come ripensiamo il sistema dei comuni, per esempio in Italia? Hanno senso tutti questa miriade di comuni e non ragionare su atti prima federativi e poi di fusione vera e propria? Che senso hanno? Sono un costo oggi per la finanza nazionale e tutta questa miriade di comuni? Padova, 100 comuni. Guardate, sono troppi. 100 comuni. Occorre ripensare a una provincia di 50-60 realtà cittadine, non 100 comuni, e così via. E non vuol dire perdere l'identità territoriale. Guarda, non si perde così, l'identità territoriale rimarrà sempre, ma vuol dire pensare assieme, fare economia assieme, non fare il campo da calcio assieme, non fare la scuola assieme che poi è da soli, che poi rimane vuota, ma ripensare a livello territoriale ai servizi. Ed è su questo che poi si gioca la finanziaria. Se non vogliamo lacrime e sangue, occorre ripartire dal territorio e ripensare il territorio. Beh, allora aggiungo che 8.000 comuni sono tanti e peraltro mi aspettavo che questo governo, perché l'aveva promesso, avesse portato a termine la modifica delle province, perché il ruolo delle province deve essere cambiato, perché così
come sono non servono assolutamente a niente. Quindi la riforma del a Dio, niente. Quindi certifichi che quindi, beh, ci ha lavorato il nostro sottosegretario Variati e aveva pronta la riforma, solo che poi è stata beh, la riforma del Rio poi non è andata a buon fine perché non c'è stato il referendum che è saltato, quindi a quel punto quella legge ordinaria non ha alcun senso. Quella legge ordinaria non ha alcun senso, ho capito, però quella legge ordinaria non è stata compiuta poi perché non c'è stata la riforma costituzionale. La riforma costituzionale non è andata a buon fine, quindi quella non è stata completata. Non abbiamo chiuso sedi provinciali. Però esistono le province. Io sono consigliere provinciale e posso dire che non serviamo assolutamente a niente. Detto questo, 8.000 comuni sono tanti, le province devono essere riviste. Poi chiariamo sulla questione dell'autonomia. Il 116 terzo comma, che con legge ordinaria dà possibilità alle regioni di crearsi una forma di autonomia, non è che se l'ha inventato Salvini, l'ha scritto la sinistra, e uso il termine sinistra nel 2001. Ora, se si raccolgono le firme, si raccolgono perché questa legge ordinaria di Calderoli non porta all'autonomia e va modificata. Ecco perché si raccolgono le firme contro la legge Calderoli. Ma il Partito Democratico non è contro l'autonomia. Anzi, proprio noi abbiamo fatto il 116, della Costituzione con Bassanini nel 2001. Ora fate una legge ordinaria che non porterete mai a buon fine e voi ne siete consapevoli, perché solo ha ragione Bui che se vi mettete a discutere sui LEP non basteranno 42 anni, no 42 mesi. Allora ecco perché la legge ordinaria, soprattutto se deve essere fatta su una materia così delicata come l'autonomia, andava fatta trasversalmente con tutti i partiti. No, avete voluto farla in fretta e in furia, è una legge fatta male, fatta malissima, che non si può nemmeno portare a compimento, e quindi di conseguenza ecco perché il centro-sinistra è contrario, ripeto, non al 116 terzo comma, ma la legge ordinaria. Siccome il referendum voluto dal Veneto, poi dalla Lombardia, eccetera, aveva un testo che era chiarissimo, se questo del PD dirà volete voi abrogare questa legge, così stiamo raccogliendo le firme, noi siamo non per togliere il 116, ma per fare una legge sull'autonomia si deve fare un'altra norma. Non siamo contro il 116 prepari il contabilizzatore terzo comma. Credo di essere stata chiara meridionalista del PD, ma non è vero. Non è assolutamente vero, tanto è vero che Martella non più tardi di settembre 2023 propose 7 materie al Consiglio regionale, eppure poi si è fermato tutto. Comunque, se posso dire una cosa, perché io ho sentito anche una tua collega stamattina, la Filippin, faccio nome e cognome, eccetera, ha detto che è un errore storico del PD regionale del Veneto appoggiare questo referendum abrogativo, perché chi è andato a votare il 22 ottobre del 2017 non sono mica andati i leghisti, non c'erano solo i leghisti, c'erano i Forza Italia, c'era il PD, c'erano tutti, no, ho capito, ma era un inizio per dare una forma, ma non si può dire no, però voi state raccogliendo le firme e sarà l'ultimo chiodo. Ma sai qual è la cosa ancora più grave? Perché io non mi sconvolgo di quello che dice De Luca, perché tanto lo sappiamo. Ma noi siamo per il 116. Aspetta. Io quello che sono allucinato è da Bonaccini, che ha chiesto 15 materie ed era
più estremista di quello che è stato presentato adesso. Ma lui è contrario a Lucio Calderoli. No, adesso è diventato... Sono materie delicate. Ha un ruolo, no, lui ha un ruolo politico, ha cambiato idea. Ma quello che mi fa ancora più fastidio non è tanto Occhiuto o per dire De Luca o per dire Emiliano eccetera, che va bene, loro fanno una guerra di metto tutti, ma quello, sai chi mi dà più fastidio, per esempio su tutte le regioni? La Sardegna, che sta raccogliendo le firme, che è una regione autonoma, ma allora togliamo alla Sardegna. Ma infatti, ma la questione un fastidio delle... che tu non hai idea. No, ma la questione delle regioni a statuto speciale, quella fa una cosa che non sta più in piedi. Questa sta raccogliendo non le sta firme. Più in piedi storicamente. Allora, la governatrice della Sardegna sta raccogliendo le firme, lei, che è in una regione a statuto speciale. Ma non è uno schifo sta roba qua? Ma infatti, qua? Perché? Ma allora, posso scusami, dire, posso dare ma un giudizio posso, serio? No, ma sì, no, parliamo ma di politica, dimmi. Ma le questioni di diritto sì. sono complicate. Sì, cioè non è che uno diventa avvocato, allora, studia giurisprudenza, tuo... sono guarda, termini complicati. Parlarne facilmente cosa, non no, è allora, proprio così. Sai una cosa che mi è rimasto impresso sempre da un tuo collega esponente politico che... stimo, condivido poco nulla, che era Ivo Rossi. Ha detto: ricordati che c'è una ragione per fare le cose e 100 per non farle. Ah, certo. Qua io trovo la stessa situazione, ma scusami, io da amministratore, ma pensi che mi faccia piacere? Io devo seguire il pareggio, devo il pareggio di bilancio. Ma gli stessi comuni, per esempio, altri comuni invece li sforano, io devo stare attento a quanti dipendenti assumo. A parità di numero di abitanti, tra Novento o altri comuni ti potrei fare un elenco infinito, che hanno il triplo, il quadruplo di dipendenti, che dopo decidono di prendere i forestali. Ma scusa, ma io vorrei anche avere il vincolo di destinazione dell'avanzo che gli lascio. Cioè tu vuoi prenderti i forestali, te li paghi. Ma se non no, ci arrivi io... con la legge Calderoli fatta in questo modo qua. Ma vedi che è sbagliato, perché purtroppo l'autonomia, che è sbagliato il termine, dovrebbe essere chiamato federalismo, dovrebbe essere un'altra forma di responsabilità. Ma siccome mi sembra, io quando sento De Luca mi sembra di vedere il bambino che prende la paghetta settimanale, dopodiché cresce e gli dice: beh, adesso sai cosa c'è? Adesso sei diventato autonomo. Eh no, io voglio la paghetta settimanale. È questo che mi dà fastidio. Capisco. Perché veramente ci sono le risorse, il Sud ha ragione. Ma infatti Zaglia, quello che dici crescendo tu era nello spirito del 116, ma la legge ordinaria doveva essere fatta in modo diverso. A me quello che impressiona molto è il fatto che si voglia abrogare non una legge non approvata c'è l'autonomia, dal Parlamento, la vogliono già abrogare. Ma si vuole abrogare un'idea. Il frutto della volontà popolare ma di certo. 2.400.000 persone, cioè una legge che è nata da una spinta enorme di un territorio che ha votato 90%, 98% ha votato sì. E il fatto di voler abrogare un referendum, non tanto una legge, proponendone un altro, ma è qualcosa, è qualcosa di non mi pare molto democratico, ecco. Infatti, devo dire, no? Cioè, poi dopodiché tu è previsto e lo si può fare. Allora, vediamo, scusate, cambiamo solo argomento e poi facciamo anche, apriamo una finestra sulla violenza a Nord-Est. È scoppiata la polemica sull'aeroporto Malpensa, che si vuole intitolare a Silvio Berlusconi. Sentiamo cosa è successo alla 7. Vediamo. Berlusconi e Leonardo da Vinci, due grandi geni. E confermo oltremodo che il presidente Lupi ha perfettamente ragione. Chi vuole negare la genialità di Berlusconi nega 50 anni di storia italiana. Che Berlusconi sia stato un genio nello sport, nella politica, in tutto. Allora, un mio amico anni fa è andato sulle Ande. Quando ha detto al portantino sulle Ande che era italiano, gli è stato risposto: ah, Italia uguale Berlusconi. Berlusconi è conosciuto in tutti i punti. Non possiamo intitolare infrastrutture primarie sulla base di un portantino delle Ande, se no saremmo in un film di Carlo Verdone. E il portantino delle Ande. Perché Berlusconi non ha portato una squadra di calcio ai vette del mondo. Che Berlusconi sia un genio, lo sanno tutti, ed è stato riconosciuto anche allora, con la nomina Cavaliere del Francesco. Lavoro. Che effetto ti farà atterrare al Berlusconi? Mi prego caldamente di non chiedermi che effetto mi fa sul piano personale.
personale, vorrei evitarlo. Mentre ma io non so che avete da ridere, francamente. Glielo spiego con molta semplicità se riesco. Mi pare che sia stato già detto tutto. È difficile, tutto, la sua posizione la conosciamo. Che bisogna trovare delle figure che abbiano un senso per la storia collettiva di un paese. Io non ho nulla contro Silvio Berlusconi, anzi qualcosa ce l'ho, ma l'ho detto quando era vivo, quindi non lo devo ripetere ora che è morto. Però il punto è che se si vuole essere persone serie, e sarebbe tempo che nel governo italiano ci fossero più persone serie dell'attuale percentuale, allora non si propone Silvio Berlusconi come titolo. Beh, è inaccettabile questo profilo di continui insulti, è veramente inaccettabile. Inaccettabile nei confronti della memoria di una persona defunta, inaccettabile nei confronti di questo governo. Io vi devo fermare per onorare la memoria dell'uomo. E la parlamentare Biancofiore e l'altro è Antonio Caprari. Stanno facendo un buon servizio, no, diciamo. No, dicevo che la signora bionda, che non so chi sì, sia, la Biancofiore, non sta facendo un buon servizio esprimendo nel modo in cui esprime le tesi che sostiene, cioè quella di titolare l'aeroporto a Berlusconi. Allora, padrina, vediamo, apriamo la finestra su... Ieri sera abbiamo titolato Tragedie e follie dei ventenni in Veneto, perché un ragazzo si era barricato in casa, per fortuna poi è finita bene, poi siamo tornati su Filippo Turetta, una ragazza ventenne ritrovata in un canale nel Veronese, pare che si tratti anche qui di un delitto, sembrava un incidente ma pare che non sia così. Oggi nuovamente il titolo l'avevamo azzeccato ieri sera, perché un ragazzo di 19 anni ha coltellato il padre. È un è un momento in cui non facciamo che raccontare nei nostri telegiornali storiacce come quella di Alex Marangon, che ha partecipato a questo rito sciamanico. Non si sa bene che cosa sia successo ancora, però di delitto si tratta, perché gli inquirenti hanno stabilito che è stato pestato brutalmente. Però vediamo l'ultimo fatto, questo ragazzo che ha coltellato il padre. Allora, direttore, intanto bisognerebbe capire cosa vuol dire il rito sciamanico. Ce l'abbiamo? Ah. Allora, Caldogno ha tentato omicidio. Caldogno ha tentato omicidio. Mattia Pizzaia e chi c'è? Alberto Pivetta con te, Mattia. Marco Gagliazzo e Mattia Pizzaia questa sera in regia, vediamo. È ora rinchiuso nel carcere San Pio X di Vicenza il ragazzo di Caldogno che domenica, al culmine di una lite con il padre, ha afferrato un coltello da cucina e ha inflitto una serie di fendenti al capo e al collo del genitore. Lucas Meggiorin, 19 anni, resta in attesa della decisione del giudice, che dovrà ora confermare l'arresto con l'accusa di tentato omicidio del padre, il 59enne Guido, che solo fortunatamente non ha subito ferite letali. I carabinieri erano intervenuti subito a seguito della segnalazione dei vicini nell'abitazione di Via Barco in centro al paese, dove pare le liti non fossero rare. Non sono note le ragioni della discussione tra padre e figlio. Il ragazzo, che sarebbe ora in stato di shock rinchiuso nella casa circondariale, risulta attualmente disoccupato. Un evento che ha scioccato anche la comunità di Caldogno, dove la famiglia è conosciuta e ben inserita. Guido è stato presidente della squadra di basket del paese. Una famiglia tranquilla, una famiglia serena. Ecco, quello che è successo appunto lascia sgomenti, speriamo appunto che non ci siano delle conseguenze. Io non ho notizie certe, ma sembra appunto che le lesioni siano delle lesioni abbastanza, diciamo, tra virgolette superficiali. Quelle che non saranno superficiali è appunto il disagio che è stato dimostrato in questo frangente da un ragazzo di 19 anni, e che quindi come amministrazione, ma era una famiglia non seguita dai servizi sociali, ma come amministrazione siamo vicini alla famiglia tutta, compresa il ragazzo, e siamo a disposizione appunto per cercare appunto di aiutare quelle che possono essere delle situazioni di fragilità. Allora, il servizio della nostra redazione di Vicenza, vediamo anche la Vox, cioè i vicini di casa, che cosa ci hanno detto. Brave persone, bravo ragazzo, uno non sa i momenti, possiamo averli tutti purtroppo, non è che c'è, però brava gente. Certo. Non so,
sembra un ragazzo normalissimo, tranquillo, non so. Che segnale è secondo lei? Come va interpretato? Ma guardi, non c'è interpretazione perché sono 5 attimi che può succedere di tutto. È un segnale che questi figli ormai prendono un po' la posizione, vogliono fare da padroni loro, non siamo più noi genitori da padroni che riusciamo a gestire questi ragazzi. E come riusciamo a contenere secondo lei questa cosa? Con l'educazione ancora da piccoli, però effettivamente la situazione è un po' andata fuori controllo. Che cosa le sembra, insomma, una notizia così spaventa? Mi spaventa tanto che robe lì. Cose, soprattutto la colpita, perché è una lite che fa, insomma, è sfuggita al controllo. E mai, per quante cose storte che ti vadano nelle vite, non dovrebbe mai succedere. Che segnale è, secondo lei, una società che cambia? Insomma, una volta era così. Come sicuro sì, avevamo tanto più rispetto, non potevo neanche fare Ed è preoccupante, a volte mi chiedo anche, voglio dire, tutta... La TV, quello che fanno vedere, se non portano a un crescente sempre maggiore di violenza, cioè che quasi diventa una cosa normale quella di alzare le mani o... Mi impressiona, non me ne fanno completamente, perché vedo, capisco, sono umani come noi pure. Mm-hmm. E la legge di Dio è tutto uguale per tutti. Io questo conto ne faccio. Certo, da noi ci sono pure quelle cattive, ci sono pure abbastanza pure. Certo che sapere che poi è successo così vicino a casa è inquietante. Il periodo è questo e si spera, insomma. Ecco, cosa fare? Perché a questo punto è un segnale dei tempi, qualcuno dice c'è l'emulazione, lei come la vede? Guardi, io sinceramente non so cosa dirle, perché non so se dipenda, si dice sempre dalla famiglia, ma non può essere neanche una giustificazione, perché non è che i genitori hanno sempre colpe. O questi ragazzi che vivono in un mondo loro virtuale, magari vedono tante cose per televisione e quindi hanno il cervello praticamente invaso da queste cose. Difficile, difficile dire cosa scatta, cosa succede a questi ragazzi, insomma. Voci raccolte da Daniele Garbina, la nostra redazione di Vicenza. Avvocato Tocchetto, sono molte volte, troppo spesso ventenni, cioè un denominatore comune di tanti delitti che hanno intorno ai 20 anni. No? Ieri quello che si era barricato in casa aveva qualche anno di più, ma insomma sono tutti, abbiamo sentito anche un'intervista ieri sera della povera Vera Slepoi, scomparsa da pochi giorni, l'avevamo intervistata proprio su questa violenza giovanile. Lei da legale si trova spesso ad avere a che fare con casi di questo genere, con famiglie che non sempre sono famiglie in cui ci sono problemi, maltrattamenti? Beh, allora, questa settimana è veramente dura per il nostro territorio nel Veneto, perché da Preganzola a Nervesa della Battaglia, perché anche Preganzola, signora, aveva 50 anni, non è che fosse poi così vecchia. Allora, indubbiamente anche nei nostri studi legali vediamo come sono cambiate le rotture matrimoniali. Insomma, fino a qualche tempo fa c'era la possibilità di trovare degli accordi, adesso è tutto molto complicato, tutto molto difficile, seppur magari anche la legge Cartabia abbia reso più facile le separazioni e i divorzi, che peraltro si possono fare anche con un solo atto. Quando c'è una rottura, indubbiamente poi i figli, che abbiano 5 anni, che ne abbiano 25, soffrono sempre. Poi c'è anche la questione di una situazione di post-adolescenziale è difficile, per esempio il caso del ragazzo di Nervesa, quello appunto di Alex, lì probabilmente anche la voglia di vivere delle dimensioni diverse è una cosa che sta passando molto tra i giovani. E probabilmente lui peraltro aveva pure dichiarato a degli amici che aveva paura di andare in questo incontro, però un utilizzo delle droghe sempre più allargato, una volontà di vivere dimensioni sovrannaturali, e emerge anche da questo fatto che ci sono sempre state, ma magari erano anche gestite, mettiamo così, da professionisti. Qua invece
Tra l'altro oggi dichiarava uno sui giornali che quando si fanno questi incontri sovrannaturali non si dovrebbe neanche pagare, qui pagavano 200 euro per andare a questo incontro, dai 150 ai 200 euro, quindi c'è anche un business sotto. E poi la mancanza di avere delle figure di aiuto, di, anche di autorevolezza, che portano molti ragazzi ad essere proprio sbandati, e questo è un po' un problema generale che si evince, perché è la stessa medaglia della baby gang, cioè quando io sono da solo sono perso, se entro in una comunità anche violenta come le baby gang allora mi sento molto più forte. È una situazione che va studiata e va, come dire, aiutata, ma non è facile, perché non si possono attribuire troppe colpe alle famiglie, non si possono attribuire troppe colpe alle scuole, perché la scuola può arrivare fino ad un certo punto e non oltre, parliamoci che ci sono tantissimi ragazzi bravissimi. Lo sport potrebbe aiutare, ma non sempre riesce ad aggregare, poi mancano tutte quelle fasi intermedie, non ci sono più le parrocchie che funzionano, ma non ci sono neppure più i partiti. Io ho iniziato in un partito che avevo 14 anni ed ero in una fase di difficoltà perché nella mia famiglia mio padre era morto, mia mamma era da sola, e io ho trovato nel fare politica a 15 anni una sorta di aiuto, no? Adesso i partiti non ci sono praticamente più, le parrocchie non ci sono più, è tutto molto complicato. Però ripeto, la volontà anche di perdersi in certi mondi, al di là di quello che è successo ad Alex, ma in generale anche con l'utilizzo degli stupefacenti o facendo parte delle baby gang, è una cosa che sta prendendo molto in anni e può essere preoccupante. Ed è anche alimentata molto dai social, dalla rete. Si svolgeranno sabato i funerali di Alex Marangon a Marcon. La famiglia ha invitato coloro che parteciperanno a vestirsi con abiti colorati, perché così avrebbe voluto il loro figlio, e il sindaco Romanello ha confermato il lutto cittadino. Quello che ho detto sin dall'inizio però è che sia necessario e opportuno identificare i responsabili e riconoscere la verità, perché questo è un atto, secondo il mio punto di vista, doveroso non solo nei confronti della famiglia, ma nella memoria di Alex e di tutte le persone che volevano bene a Alex. Quindi la verità prima di tutto. La verità prima di tutto, dice il sindaco di Marcona Matteo Romanello, confermando il lutto cittadino per sabato in occasione dei funerali di Alex Marangon, che si terranno nella chiesa parrocchiale a ridosso del centro alle 10 del mattino. Accompagniamo Alex con abbigliamento colorato, come lui avrebbe voluto, l'appello dei familiari nell'annuncio funebre, dove viene anche riportato un pensiero del 25enne. Celebriamo la vita rendendole grazie per la bellezza che sta dentro e fuori di noi, con gli occhi e il cuore colmi di amore. Sarà un viaggio indimenticabile, sarà il viaggio di una vita che non ha mai fine. Queste le parole di Alex, che rivelano ancora una volta la sua sensibilità e purezza d'animo davanti all'epigrafe e al sorriso del giovane. Il cuore di tutti è gonfio, tante anche le domande. Conosco la zia di questo ragazzo e sono veramente in un momento difficile, difficile, e speriamo veramente che si scopra la verità, perché questo ragazzo non meritava di fare una brutta fine così. Solo la verità, perché ormai purtroppo lui è da lassù che ci guarda. E quindi senza dubbio la verità deve venire a galla. Zio Fio, un giovane, insomma, si pensava a tutto, ma non a sta fine qua. Purtroppo. Osserveremo il lutto cittadino, assolutamente. Massimo rispetto, insomma, soprattutto alle famiglie. Sono pienamente d'accordo col sindaco, è per chiedere giustizia, perché non si può soprassedere a una cosa così importante, insomma, come quella che è successo, grave. Comunità di Marcon che prima del rito funebre potrebbe già mobilitarsi. C'è un gruppo di cittadini che vuole sostenere appunto questa fiaccolata. Io ho dato la massima disponibilità anche per la realizzazione di tutte le pratiche burocratiche connesse. Ovviamente stiamo attendendo un riscontro da parte della famiglia, che si è giustamente chiusa nel silenzio in queste ore, e quindi insomma siamo pronti eventualmente a ricordare venerdì con una fiaccolata Alex, e sabato i funerali, e ci aspettiamo veramente tanta presenza e basta.
Presidente Bui, ieri diceva Elisa Venturini in collegamento, ma è sempre accaduto anche a Nord-Est, ricordando Pietro Maso, no, che uccise i genitori. Io adesso mi è venuta in mente la raccapricciante vicenda di Ludwig, no? Erano due ragazzi che hanno assassinato a sangue freddo tanta povera gente. Però cos'è cambiato? Perché quelli era un altro tipo di cronaca nera, no? Rispetto a oggi. Vede, direttore, il vero problema in Italia, tra tutte le emergenze che ci sono, quella che oggi è una vera emergenza, è l'emergenza educativa. L'emergenza educativa che non ha più agenzie educative che sono di riferimento. Le agenzie educative erano le parrocchie, erano le scuole, era il mondo sportivo, erano anche i partiti. Oggi queste agenzie educative non ci sono più. Noi siamo i figli di quel mondo in cui queste agenzie, chiamiamole così, reggevano, ma poi dopo di noi si sono sempre più annacquate fino a diventare oggi quasi inutili o quasi non più performanti rispetto alle necessità. E già questa generazione, i figli di questa generazione, sono quelli che non hanno più questi enti aggregativi. Allora è su questo che occorre ritornare. Prima citavamo lo sport. Sì, lo sport oggi può essere un elemento, ma lo sport libero, guardate che oggi è difficile a fare pratica sportiva con i costi che ci sono. E torniamo al ragionamento di prima. Chi può accedere, per esempio, al calcio? Sono 300-400 euro al mese. E mica tutte le famiglie, quei dati che diceva De Franceschi prima, possono permettersi di mandare. No, sono soprattutto nelle famiglie più povere che nasce questa problematica. Ma poi anche la scuola. La scuola oggi è ancora performante rispetto ai bisogni delle famiglie e ai bisogni educativi dei ragazzi? Allora, o ripensiamo a questo, o guardate che registreremo gli eventi, ma non andremo a risolvere e a prevenire gli eventi. Non c'è dubbio. Allora, con Mattia Pizzaia e Marco Gagliazzo vediamo la vicenda di Vincenza Saracino, la donna che è stata uccisa. Pare potrebbe essere qui il carnefice, un ragazzo, un giovane, perché è stato ripreso dalle telecamere il killer e avrebbe le ore contate. Vediamo gli sviluppi di quest'altra brutta vicenda. Vediamo. Vincenza aveva dei lividi sulle braccia e un'unghia spezzata, segno che nella colluttazione con il suo assassino avrebbe tentato disperatamente di difendersi. La donna, cinquantenne, è stata raggiunta da cinque fendenti che l'hanno colpita al collo e allo zigomo. Un colpo, quello alla carotide, è risultato fatale. Durante l'esame autoptico sul corpo della vittima sono stati effettuati dei prelievi dei tessuti biologici trovati sotto le unghie, nella speranza che possano essere utili per tracciare il profilo del DNA del killer. La donna è stata trovata morta in una fabbrica dismessa, lasciata lì dal suo assassino. Le indagini continuano per dare un nome ed un volto all'uomo che ha ucciso la cinquantenne. Il cerchio si starebbe stringendo e presto potrebbe arrivare la svolta su questo delitto che ha lasciato la comunità sotto shock. I carabinieri del nucleo investigativo di Treviso stanno continuando a sentire gli amici di Vincenza e quanti frequentavano la famiglia ed il marito della donna, risultato quest'ultimo estraneo ai fatti. Non solo, ma i militari stanno continuando a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e soprattutto del percorso che avrebbe fatto la vittima da Preganzol fino al luogo del delitto. Servizio di Daniela Sizia, Alberto Beto De Franceschi, lei ha figli De Franceschi, piccoli se non ricordo male? No, sono grandi, direttore, sono grandi, laureati e vaccinati. Ah beh, allora. E con mio grande dispiacere, rispondendo anche a una cosa che è stata detta prima da una persona in studio, vedendo cosa sta succedendo in Italia, hanno deciso di emigrare all'estero perché prendono più soldi e hanno una maggiore
considerazione i datori di lavoro all'estero di quelle che sono la meritocrazia personale, e questo è un grande dispiacere. Sì, non c'è dubbio, cioè tanti ragazzi, ne abbiamo parlato, ne parliamo quasi, quasi tutti i giorni, ne parliamo anche Marco novità. Marvello a proposito dell'Inghilterra. Senta, però, ecco, da genitore, lei cosa pensa di questo gran guignol che tra l'altro io vorrei non parlarne, ma giornalisticamente come si fa a non dar conto di quello che succede? Qui, altro titolo, tanto per dire in che fase ci stiamo. Erika Boldi, morta negata, il mistero delle ultime ore, l'auto udita dai residenti, insomma sembra che si tratti di un delitto. Posso dire una cosa, sì, direttore, così sì. Non so. Allora, nella nostra cultura di questi ultimi, parliamo 30 anni, perché io ho 57 anni, magari anche forse di più, dove il sistema ha prodotto che le persone che hanno costituito una famiglia, che hanno figli, hanno dovuto delegare, purtroppo, delle volte, quando andava bene, ai propri genitori che potevano dare una mano, quando andava male dovevano delegare a terzi, e quindi questi ragazzi vedono i genitori magari, cosa posso dire, in alcune ore del giorno e forse neanche, perché i genitori hanno dovuto correre per fare, diciamo, per fare qualcosina, oppure correre per sostenere il menage familiare. Quindi sono stati buttati così un po' lì, uno faceva i figli e in qualche maniera andavano su. Non mi sorprende che succedano queste cose, dove quando tu vai alle assemblee all'interno delle classi, la primo atteggiamento che hanno i genitori è quello se l'insegnante lamenta qualche, posso dire, atteggiamento deviante del figlio, subito a dire che l'insegnante è un imbecille, oppure che non ha competenze, oppure che è una isterica impazzita. Non mi sorprende quando i genitori vengono chiamati da qualche, posso dire, ufficiale di polizia che li ha trovati di qua o di là a fare qualche atto vandalico, e questi qua dicono poverino mio figlio così, mio figlio colà. Non mi sorprende che succedano queste cose qua, perché purtroppo da una parte si è delegato, ci si è disinteressato, perché la gente qua ama più i cani che i figli, secondo me. E dall'altra parte poi succedono queste cose qui, perché non gli è stato erogato praticamente poco o niente, e sono pochi, diciamo, sempre meno le persone che quando hanno una famiglia hanno il tempo di poter seguire adeguatamente i figli. Non è più una scelta di dire facciamo un figlio, lo seguiamo e abbiamo degli spazi per poterlo seguire. È una scelta che i genitori sono presi nella massa del lavoro e di quello che sono gli impegni per il lavoro, e i figli lasciati lì. Quindi queste cose qui sono bruttissime, non dovremmo mai parlarne per nessuna trasmissione, neanche per i telegiornali, però sono lo specchio dei tempi, di come i nostri figli abbiano trovato la loro identità in queste scatolette qui, hai capito? Dove non c'è una cultura, non c'è una coscienza, c'è una roba digitale, c'è una cosa effimera. L'ascensore sociale oggi si chiama OnlyFans, facciamoci un ragionamento. Cioè, OnlyFans, è vero. Allora andiamo in città, 2 minuti e poi riprendiamo con Gianluca Forcolin, tra poco state con noi. Eccoci qua di nuovo in diretta con Focus Lacrime e Sangue a Nord-Est. Stiamo purtroppo ricostruendo alcuni dei fatti che hanno impressionato l'opinione pubblica in questi ultimi giorni. Vediamo da Udine, dalla nostra redazione di Udine, il servizio sull'uccisione di un imprenditore giapponese che aveva tentato di difendere un uomo che era finito in una rissa, è stato colpito a sua volta ed è morto dopo essere stato in coma diverse ore. Vediamo la manifestazione che si è svolta oggi a Udine.
libera per tutti, soprattutto per i giovani. Io non ho figli, ma sono qua anche per le mie nipoti, perché non è possibile che non si può girare per il centro liberi, questo assolutamente. C'è un po' di senso civico, è importante che noi siamo presenti per far sì che chi di dovere si comporti in maniera adeguata e trovi delle soluzioni anche ferme, anche dure. Anni di Padova, abito vicino al Duomo, sapevo che era una città tranquilla, sono venuto in pensione qua per vivere in maniera tranquilla, mi auguro altrettanto. Sì, io sono di un'altra generazione, ho vissuto un'altra Udin. E con i nostri genitori, i nostri vecchi che hanno costruito questo paese. L'aspetto da considerare che se qui non prendiamo in mano la situazione per tempo, se questi signori responsabili non prendono in mano la situazione bene, diventa veramente difficile poi far rientrare. Almeno 500 persone hanno partecipato nel tardo pomeriggio di lunedì 8 luglio al corteo silenzioso organizzato da Udine Sicura dopo la morte di Shinpei Tominaga, l'imprenditore giapponese di 58 anni, residente da tempo nel capoluogo friulano, freddato da un violento pugno sferrato da Samuele Battistella, 19enne originario di Marino di Piave, nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi in pieno centro a Udine. Una marcia che ha coinvolto tutti i semplici cittadini anche da fuori, senza distinzioni politiche, che da piazzale 26 luglio ha raggiunto la loggia del Lionello. Il momento più toccante è la deposizione di una corona e fiori davanti alla porta di casa di Tominaga. Poi la seconda parte con l'intervento di Federico Malignani, che dal palco ha rimproverato la giunta comunale di immobilismo e sordità in tema sicurezza. Non sanno cosa dire dall'inizio, da quell'inizio di 10 mesi fa. Nei quali ci siamo presentati, abbiamo trovato nell'amministrazione comunale un interlocutore che sembrava ascoltarci, abbiamo avuto un bel incontro in via Grazzano, ci hanno spronato, ci hanno detto bravi, ci hanno detto che facevamo un'azione meritoria e di continuare. Adrien, ecco, voglio dire, poi finisce così, no? C'è la fiaccolata, gli applausi davanti alle bare bianche, i palloncini, le parole di circostanza, il cordoglio, però voglio dire, è troppo tardi, no? Sì, però voglio dire, bisogna distinguere situazioni e situazioni, perché ne parlavamo prima, sì. Insomma, cos'è un rito sciamanico? Chi è che va a un rito sciamanico per fare che cosa? In un edificio di culto sconsacrato. Dopo la signora che è stata uccisa in una fabbrica dismessa. Cioè sono tutte situazioni che insomma hanno un po' un'aria sinistra, inteso non poetica, ecco, sì. È un'area a sinistra e dopo il discorso delle baby gang, cioè qui quando si fanno i processi poi si va il disagio giovanile, ma disagio giovanile che cosa? C'è stato un padovano che è andato in ferie in Puglia, poteva essere benissimo anche un posto nel Veneto, voglio dire, non è che dei ragazzi gli hanno rubato il telefono, ha cercato di recuperarlo e di fronte alla figlia minorenne lo hanno riempito di botte ed è finito il pronto soccorso. Allora io dico, è possibile che con i sistemi che ci sono oggi non sia possibile identificare? Perché, voglio dire, è giusto che questi abbiano la possibilità di redimersi, ma intanto pensiamo al signore giapponese di Udine che è deceduto. Pensiamo a cosa vuol dire un trauma per una persona essere picchiato su una strada pubblica e per la figlioletta vedere il proprio papà picchiato da degli estranei senza una motivazione, ma proprio per scatenare una violenza. Allora, queste persone, certo che bisogna redimerle, ma prima bisogna punirle, perché altrimenti non garantiamo la libertà di quelli che si comportano rispettando le leggi. Certo, e questa smania di protagonismo viene poi riportata sui social, perché compiono dei reati e si firmano, vantano. Si vantano e poi vengono anche arrestati in seguito a questi post. Vediamo un altro esempio di
di aggressività gratuita, stupida. Questo è il Golfo di Napoli, sempre ragazzi tirano briciole di pane per i gabbiani e poi gli saltano addosso. Cioè, questa è la dimostrazione anche di quanta insensatezza, di quanta crudeltà in questo caso ci sia, perché voglio dire, rischiare di uccidere un gabbiano che è lì che mangia un po' di pane è qualcosa di a dir poco riprovevole. Se vogliono venire sono le nutrie, se vogliono... ecco, ecco, su quello diciamo, sulla, le nutrie che devastano gli argini e provocano poi cioè favoriscono il crollo degli argini con le, tutte le... Se voi aveste visto da vicino un cucciolo di nutria non parlereste così. L'importante è che non sia da grande da vederla. Sono erbivore, non sono come i topi che mangiano le carogne. Mangia le erba. Nutrie mangiano solo erba e forano gli argini. È vero, è vero. Certo. Ma allora, mangiano solo erba. Gianluca Forcolini. A volte ci si chiede come potremmo agire, come potremmo muoverci di fronte a tanta crudeltà e anche rispetto a queste fasce giovani, è stato detto insomma dai nostri amici qua ospiti. Quella fascia dei ventenni è una fascia molto debole che evidentemente ha delle fragilità che devono essere in qualche maniera studiate, perché noi che siamo cresciuti in parrocchia, lo dicevamo prima fuori microfono, e passavamo i pomeriggi al campo sportivo, passavamo le serate magari anche in bar o nei centri ricreativi, e le azioni goliardiche insomma da giovani le abbiamo fatte tutti, ci siamo divertiti, però c'era un limite, no? E quindi il fatto anche di stare assieme, di fare questa aggregazione, questa compagnia sempre così simpatica e poco pericolosa. Per carità, saranno stati altri tempi, un modo diverso. Adesso anche da genitori ci chiediamo se è giusto l'insegnamento che stiamo dando ai nostri figli, se siamo troppo duri, se siamo troppo morbidi, se li lasciamo fare un po' troppo quello che vogliono, magari poi alla fine stiamo pagando anche il nostro insegnamento. Però c'è veramente questo disagio giovanile. Mi è venuto in mente prima, pensando a quei ragazzi che si tuffavano appunto per i gabbiani, che è una cosa stupida, no? Ripensavo al giocatore, quello della Juventus, Fagioli, no? Un giocatore che di 20 anni ha il mondo in mano, sei super conosciuto, apprezzato, vivi su un altro pianeta, perché ho avuto la fortuna anche di conoscere quel mondo da tifoso, anch'io ovviamente di calcio, e frequentando qualche ritiro di queste squadre, no? Sei un privilegiato e hai bisogno di scommettere perché hai tanto tempo libero e non sai cosa fare. E quindi avevo troppo tempo libero, ha dichiarato ovviamente nelle sue dichiarazioni poi che ha fatto in questo periodo che è stato sospeso e fermato, mi trovavo solo, avevo tanto tempo libero e quindi stavo pensando a cosa fare. E quindi scommetteva perché aveva i soldi per scommettere. Un giovane magari 19enne, 20enne che non ha i soldi fa qualcos'altro. E allora la riflessione è sempre la stessa però. Lui che ha i soldi e può stare in hotel con la PlayStation e magari con lo smartphone a scommettere perché ha qualche milione di euro in conto corrente e quindi può dedicarsi a questo tipo di questione che è altrettanto avvilente, no? Perché se uno pensa ai 20 anni ha il mondo in mano, se il tuo per le cose prioritarie è scommettere, forse non hai capito bene come funziona la vita e quali cose potresti affrontare in modo diverso. Ecco, questi giovani invece che magari hanno altre possibilità, non certo quelle economiche del giocatore, magari trovano questa stupidaggine che può creare anche, che si possono anche far male, al di là del gabbiano si possono anche far male, che è quello magari del tuffo dalla spiaggia, dalla roccia, la sfida, e poi come diceva il direttore quei video per firmarsi nella bravata, che poi costa la vita a molte persone, come quella di Alex, che speriamo di capire anche cosa è effettivamente accaduto. Però sono anche situazioni un po' anche particolari, quello dell'Alex stesso. Non mi è mai capitato di andare in una ex abbazia a fare sti riti, però un po' di curiosità ce l'avrei per capire effettivamente chi la frequenta, se sono tutte persone a posto, se fanno uso di questioni particolari, situazioni particolari. Quindi un po' di chiarezza andrebbe fatta anche dalle forze dell'ordine in questo senso, perché autorizzare poi serate di questo tipo non credo siano proprio del tutto legittime. Ecco, Forcolini, a proposito di Alex Marangon, domani ci sarà un altro sopralluogo nell'abbazia. Il proprietario di questa
Abbazia ha dichiarato che a suo giudizio si tratta di una morte accidentale, così ha riportato il suo avvocato. Sentiamo. Non c'è nessun indagato e quindi le persone informate sui fatti non hanno diritto ad un avvocato. Tiene a precisarlo l'avvocato Cesare Dalmaso, amico del conte Alberto da Sacco, proprietario dell'abbazia di Vidor, dove è avvenuta la tragedia di Alex. Il legale ripercorre quel terribile giorno quando il 25enne di Marcone si è allontanato e poi è scomparso. Il conte stava dormendo quando alle 6 del mattino è stato svegliato perché il ragazzo era svanito nel nulla ed è stato proprio lui a chiamare i carabinieri. È il primo che pretende sia fatta chiarezza per il buon nome della famiglia, ma anche per la sua proprietà, per dove vive. È il primo che vuole avere delle risposte. E quindi mi ha chiesto, in qualità di amico, ovviamente sapendo anche il lavoro che faccio, di supportarlo in questa tragedia. Sulla dinamica di questo dramma il conte sembra essere convinto. Il conte pensa che sia stata una caduta accidentale. Certo è che dopo i risultati dell'esame autoptico ogni pista viene vagliata dagli inquirenti, tanto che è stato deciso un ulteriore sopralluogo degli investigatori all'abbazia Sant'Avona di Vidor. Indagini serrate del nucleo investigativo dei carabinieri guidato dal maggiore Giovanni Truglio assieme ai carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. Quanto alla presenza di telecamere. C'è una telecamera? Ci sono? No. Le telecamere risultano in centro a Vidor. Quindi nell'abbazia e fuori dall'abbazia non ci sono telecamere? Su questi eventi organizzati all'abbazia l'avvocato Dalmaso spiega. Era un evento che era stato organizzato in occasione della venuta in Italia di questo famosissimo grande. Sul curandero arrivato dal Sud America, il legale spiega che questa figura nei loro paesi è iscritta in alcune liste particolari, una sorta, dice, di albo. Sono persone che praticano questo tipo di medicina alternativa, la chiami come vuole, ma sono iscritti a un albo e si fanno sempre comunque assistere anche da un medico. Su Andrea Zunin, l'organizzatore dell'evento, il legale termina. È una persona stimata. Beh, insomma, tra le piste al vaglio degli inquirenti, sindaco, c'è anche quella di un terzo uomo comunque di un incontro che potrebbe avere fatto Alex Marangon durante questa fuga con un gruppo di persone che per motivi per ora non ancora chiari l'avrebbe ucciso, però appunto sono sempre ipotesi. I sindaci rispetto a questi gesti di violenza, al disagio giovanile, al fatto che spesso sono famiglie seguite anche dagli assistenti sociali, cosa possono fare? Sono, diciamo, non hanno possibilità di intervenire? Cosa può fare un sindaco? Io posso dire quello che stiamo facendo noi, sì, per esempio sui perché qui è salute mentale, poi, no? Anche c'è una questione, no? Beh, allora, molto spesso. Intanto questa qua dovrebbe essere una partita che dovrebbe essere giocata con le famiglie, le istituzioni, la scuola e in parte anche con le società sportive, insomma con tutti gli attori. Non c'è niente da fare, una partita si vince, si parla tutti insieme. E noi avevamo dei casi di bullismo evidenziati, il baby gang. Abbiamo fatto dei progetti molto interessanti con Trend e V, gli operatori di strada, e quindi abbiamo messo delle risorse. Abbiamo intercettato, attraverso di loro abbiamo intercettato questi ragazzi, li abbiamo dato in gestione al centro civico Brugnolo, in autogestione insieme con gli operatori. Si sono dimostrati molto bravi, molto veramente. Adesso stanno facendo anche un corso di cucito. Abbiamo 70 ragazzi giornalieri che vengono non solo da 90 ma anche da fuori. E sta funzionando bene, gli abbiamo messo i campi da calcio, perché anche là è vero, adesso è diventato anche un lusso iscrivere i ragazzi alle società sportive. E dopo qua apro un'altra parentesi,
Quindi abbiamo fatto delle piastre per il basket, dei campi da calcio. Stanno facendo anche dei restauro, per esempio, dell'arredo urbano, ma sono veramente bravi. La sala musica è un piccolo bar dove non si consumano alcolici, però insomma ci sono le bibite, i succhi di frutta, eccetera. Ma studiano e si trovano bene. Io sono molto contento. Dopo ci sono degli aspetti che sono, secondo me, stranissimi, cioè nel senso che alcuni residenti si sono lamentati perché abbiamo utilizzato il prato, che era un'area verde, per mettere i campi da calcio e quindi non potevano portare il cane. A proposito, sì, a passeggiare, cioè invece di dire grazie, insomma, per quello che state facendo, no, si lamentavano, ecco l'unica area verde, ancora i messaggi. Adesso mi avete fatto un campo sportivo. Oppure altre situazioni che si lamentano perché sentivano la musica, facevano le sala prove. Mentre il paradosso invece sulle società sportive, noi abbiamo avuto, sono entrato in un momento in cui ho provato anche il calcio Padova, quindi l'Academy del Padova 90 Padovana. Loro hanno delle regole abbastanza rigide perché lo sport è importante perché gli insegnano le regole che magari molto spesso i genitori gli insegnano. E abbiamo avuto dei genitori che hanno protestato perché il Padova, la società sportiva, li escludeva perché o si presentavano in ritardo agli allenamenti senza avvisare, oppure non erano rispettosi degli allenatori e quindi saltavano la partita. I genitori protestavano anche scrivendo a me. Cioè, L'assurdità è che invece di ringraziare la società che gli dava delle regole, insegnava che c'erano delle regole, che l'ABC, insomma, si lamentavano perché venivano esclusi perché non rispettavano quelle regole. Dopodiché ci sono stati dei casi ancora più incredibili, per quello dico dipende sempre soprattutto dalla famiglia, dove tu gli facevi vedere dei filmati. Noi abbiamo il territorio più video ripreso della provincia di Padova, facevi vedere quello che combinavano certi ragazzi. Allora, prima c'era la negazione, non è mio figlio. Scusi, signora, cioè. Allora, prima c'era la negazione. Dopo come ci permettiamo di riprenderli? Certo. Cioè, siamo veramente alla follia. Dopo, non possiamo lamentarci che loro si riuniscono, cioè dove non trovano una famiglia, la famiglia diventa il branco con tutto quello che comporta. I genitori che si comportano così non sono molto diversi dai figli. Bravissimo. Infatti. Cioè, il problema è che noi vogliamo insegnare ai figli, ma prima roba dovremmo insegnare ai genitori come si fa a fare i genitori. E questo è il problema principale. E poi ovviamente si diceva una volta il buon esempio. Una volta le prendevamo prima. L'esempio dei genitori. No, ma io se mi permettevo, cioè allora l'insegnante almeno, a me l'insegnante aveva sempre ragione. Cioè, quindi gli potevo dire, guarda, cioè ti prendevi quello che ti dovevi prendere, muto, zitto, eccetera. Adesso è esattamente il contrario. Ricorso sulla bocciatura. Allora, dobbiamo chiudere perché siamo oltre il nostro limite di orario. Intanto ringrazio Marco Gagliazio e ovviamente Mattia Pizzaia in regia e poi i nostri ospiti in collegamento, Alberto De Franceschi. Grazie molto, De Francesco. Ciao a tutti, buonanotte. A presto. Ringrazio ancora Marco Varvello, corrispondente della RAI, che abbiamo avuto prima collegato da Londra, e qui in studio Leonardo Padrin, imprenditore, grazie. Buonanotte, grazie Padrin. Grazie. Il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, sindaco, grazie molte. Buonanotte a tutti. A presto. Grazie. Gianluca Forcolin per Forza Italia, è stato vicepresidente della regione del Veneto. Antonella Tocchetto del Partito Democratico in Consiglio Comunale, vicepresidente del Consiglio Comunale di Treviso, e Fabio Bui, ex presidente della provincia di Padova e ex sindaco, no? Sì, Loreggio. Col Muson dei Sassi. A Loreggio. Grazie a tutti, buonanotte, ci vediamo domani a mezzogiorno con Focus TG. Arrivederci.